Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte, eccoci in diretta anche stasera, qui sulla pagina Albero Riordino. Accedo anche qui per vedere nel frattempo se siamo anche sulla pagina. Ok. Bene, quindi sulla pagina ci siamo. Buonasera a tutti, buonasera a tutte, nel frattempo che arrivate tutti, ok? Faccio i complimenti ai nuovi ingressi. Oggi scelgo me, abbiamo avuto due nuovi ingressi. Sono molto contenta. Marina, ciao Marina. Oggi diamo inizio quindi a una nuova era di dirette, perché ieri abbiamo fatto la nostra 60ª diretta qui sulla pagina. E niente, buonasera a tutte, buonasera a tutti, un saluto a tutti. So che stasera c'erano più donne che avrebbero voluto esserci. Vediamo se ce la faranno esserci stasera. La diretta di stasera, quindi parliamo di dubbi, ok? Dubbi amletici che spesso no, pensiamo di non avere risposta su quelli che sono i nostri dubbi, pensieri, e questo provoca altri pensieri, altri 3 miliardi di pensieri, e molto spesso sono veramente dilemmi inutili che potremmo benissimo evitare, perché molto spesso le soluzioni sono più facili, ok? E le risposte sono più facili di quanto uno si immagini. L'idea proprio è cercare di capire i dubbi, ok? Come si possono risolvere e quanto è importante in questo caso appunto fare ordine. E perché è importante, che cosa diciamo il dubbio, ok? Porta anche come conseguenze. In genere una persona che ha molti dubbi è una persona disordinata, assolutamente. Assolutamente perché non ha assolutamente chiaro niente. Una persona che è piena di dubbi è una persona che non ha chiarezza, non ha chiaro proprio, ma non ha neanche, non ha nemmeno chiaro dov'è il nord. Cioè, proprio, vogliamo proprio, far, proprio dire, non ha neanche chiaro dov'è il nord. Ok, quindi oggi andiamo a capire, ok, diciamo, i punti cardinali, ritroviamo i punti cardinali della nostra direzione, dov'è il nord, la stella polare. Cerchiamo di, ciao Carla, piacere averti qui in diretta. Cerchiamo di recuperare un po' di fiducia, un po' di sicurezza in noi, capire che avere un dubbio, ok, in realtà è un'opportunità nel momento in cui ce ne rendiamo conto, per andare a risolverlo e quindi andare anche un po' a lavorare su di noi. Ciao Anna Rita, ciao. Ok, saluto tutte, eh? Un saluto a tutte. So che alcune si palesano con un salutino che mi fa sempre piacere, altre meno, però comunque a Lavorare su di tutte. noi. Ciao Anna Rita. Ciao. Ok, quindi l'idea è cercare di un po' ritornare, cioè vivere la nostra vita senza dubbi amletici, perché spesso noi, cioè, viviamo veramente con 10.000 se e 10.000 ma. Se voi siete stufe, questa è la diretta per voi. Questa è la diretta per voi, ok? Perché ciao Manuela, ciao, ciao Marina, ciao Maria Teresa, ok? Ciao a tutte, che bello vedervi col salutino, mi fa piacere, ok? E quindi l'idea è capire che effettivamente quando noi siamo in un momento di crisi, ok? Quindi abbiamo dei dubbi. Ciao Deborah, ciao, un saluto. Quando abbiamo dei dubbi, questo non ci fa bene perché quando abbiamo un dubbio, ok, si nascono tanti, cioè, ha tantissime conseguenze. Tra queste c'è il disordine, mettiamola già in primo luogo, ok? Tra queste c'è il disordine, ma soprattutto è l'umore, ok? Quindi diciamo dal punto di vista emotivo, quando abbiamo dei dubbi, quando abbiamo delle incertezze, siamo in un momento di crisi, di instabilità. Ciao Beatrice, ciao Giovanna, ciao Giovanna, hola chicas. L'idea è andare un po' un salutino al volo, sempre, sempre una gioia averti qua Vanna per qualche minutino, sono felice di salutarti, un salutone e un abbraccio a te Vanna. È capire che quando abbiamo dei dubbi questo comporta non solo il disordine, ma questo lo analizzeremo dopo, prima andiamo a analizzare cosa accade dentro di noi, l'idea, ma ditemelo anche voi, così nasce un po' di interazione e vi conosco un po'. Quando voi siete in un momento di crisi, avete dei dubbi, ok? Vi chiedete ma andrà bene, ma ce la farò, mamma mia, chissà cosa ho fatto,
Ma ho fatto bene o ho fatto male? Ok, cos'è che si genera in voi? Ciao Mariella, cos'è che si genera in voi? Cos'è che sentite quando avete dei dubbi, quando siete in sovrappensiero? Cos'è che succede in voi? Che emozioni provate? Dalle emozioni che voi provate, ok, andiamo poi a fare invece da lì partiamo e poi andiamo a fare una piccola analisi sull'aspetto invece della nostra casa, come risponde, ok, alle nostre emozioni. Perché ambiente in cui viviamo è strettamente correlato, ok, a come noi siamo dentro. Ciao Elena! Ciao Elena! Ciao Rosy, un bacio a te Rosy, un bacio. È capire innanzitutto, abbiamo partito col presupposto che no, la nostra casa, l'ambiente in cui viviamo, è lo specchio della persona che siamo, è lo specchio della nostra vita. Quindi la nostra casa è come una proprio un'impronta digitale, ok? Quello che noi abbiamo in casa, le cose, così come sono messe, tutto, parlano di noi. Paralisi. Ottimo, bellissima questa cosa. Paralisi. Esatto, un po' la paralisi emotiva, ok, potremmo andare a pensare, ad esempio, quando questo ci provoca magari varie emozioni, che può essere, non so, l'angoscia, lo stress, l'ansia o paura, paura, no? Che noi non ci facciamo un passo perché abbiamo paura, no? Di quello che potrebbe succedere, un po' perché non abbiamo più il controllo di quello che sta accadendo e siamo in un momento di confusione anche, no? Quindi in realtà quando abbiamo dei dubbi vuol dire che abbiamo chiaro ben poco di quello che stiamo facendo e abbiamo perso il controllo da un po' di passi, perché se proviamo addirittura non sappiamo da che direzione prendere, vi ho detto, no? Quando noi viviamo in un momento di crisi forte della nostra vita, quindi siamo in un momento in cui veramente stiamo vivendo proprio la nostra vita è un dubbio amletico, cioè la soluzione dove sta? Dammi la soluzione, la sto cercando, no? Uno la chiede ma non arriva. Ecco, l'idea è che in quel momento hai perso anche i punti cardinali, cioè nord, est, sud, ovest, abbiamo lasciati a casa, neanche a casa, anzi sono a casa ma sono in disordine, qui bisogna andare a recuperare i punti fermi, no? Qualche diretta fa ci fu Katia che mi chiese proprio, ma quando perdi punti fermi, no? E in questo caso la intendeva una persona, in questo caso, no? Come ci si comporta? Ecco, i punti fermi, ok, in questo caso sono i nostri punti cardinali, la direzione, la nostra stella polare. Quando siamo in dubbio amletico, quindi pensiamo che non ci sia una soluzione, sicuramente abbiamo completamente perso di vista i nostri obiettivi, non abbiamo un'idea chiara del nostro futuro e non a caso abbiamo paura, appunto, come avete detto voi, di fare un passo in avanti perché siamo paralizzate, paralizzate perché non sappiamo che cavolo sta succedendo, ok? Poi siamo disorientate, di conseguenza non vediamo appunto la nostra strada. Io leggo ovviamente quello che mi dite voi, Emanuele ha detto disorientamento. Siamo disorientate, non sappiamo effettivamente che strada prendere. Magari siamo davanti a un bivio, o magari al posto di vedere due strade, non ne vediamo cinque, cioè perché non sappiamo veramente da che parte siamo girate. Poi appunto ci troviamo a vivere appunto nell'ansia, nella paura, perché ci chiediamo: ma ho fatto bene? Ma come andrà? Ma poi iniziano a sorgere così tanti pensieri dopo, perché tu inizi già a porti, non solo ti fai l'ipotesi come andrà, ma tu ti dai anche le risposte. Le risposte che ti dai in genere sono sempre molto negative. E quindi essendo molto negative, questo ti dà ansia, stress, ti provoca ancora più angoscia, perché giustamente non è che può, non puoi, noi non possiamo prevedere il futuro, però possiamo effettivamente chiederci come andrà. Quindi quando noi ci troviamo in una situazione di dubbio, di forte dubbio, quello che dobbiamo capire è che continuare così non ha senso, perché appunto non sai dove stai andando e più vai avanti e più ti perderai e arriverà a un certo punto che boh, potrai cadere anche in un burrone, non te ne sei neanche accorto perché non l'avevi neanche visto, perché è buio, non vedi più nulla. Quindi diciamo che questo, ok, è tipico quando ovviamente si è la conseguenza, ecco, finale è che poi questo disorientamento, questa confusione, quest'ansia, questa paura, questo blocco, questa paralisi emotiva, la si vede anche nell'ambiente in cui viviamo. Perché l'ambiente in cui viviamo è lo specchio della persona che siamo, dice tutto di noi. E in effetti noi, quando siamo in un momento di confusione, siamo in un momento in cui ci stiamo trascurando perché abbiamo troppi pensieri per la testa, anche il nostro ambiente abbiamo trascurato da un po' e anche la nostra persona abbiamo trascurata da un po' perché siamo presi dai pensieri, siamo stressate, siamo agitate.
Questo ovviamente non ci fa vivere bene, ok? Non ci fa vivere bene la nostra vita e delle volte perdiamo anche la cognizione del tempo, i giorni passano, non ce ne rendiamo neanche conto. Quando siamo in una situazione del genere e ci poniamo 10 miliardi di domande, sappiate che, ad esempio, la prima cosa da fare è proprio iniziare a capire che bisogna fermarsi, quindi mettere un punto. Dobbiamo fermarci un secondo perché? Perché se continui così non andrai da nessuna parte, anzi, continuerai a vivere veramente nel dubbio amletico, cioè veramente continuerai a vivere in questa situazione in un limbo. Perché non sai da che parte andare e ogni volta avrai paura di fare una scelta perché appunto non sei sicura e non sai che cosa fare. L'idea è che dobbiamo fare uno, no, quando è un momento così di caos, dentro di sé dice no, ho bisogno di fare ordine, no, dentro di me viene spontaneo. A me successe proprio così, ad esempio quando 4 anni fa io ho scelto di fare ordine, era perché ero in un momento in cui effettivamente avevo 10 miliardi di dubbi, ero molto confusa in primis. Appunto, vivevo una situazione in cui dicevo: ma come andrà? Me lo chiedevo perché dicevo: ma se potessi fare una da sbirciata un po' in avanti nel futuro, che così mi tranquillizzo un po' perché ho sta ansia che non so cosa però farò nella mia vita, come andrà a finire. Avevo sta roba. Poi la vita che stavo vivendo in quel momento non mi piaceva, ok? Quello che era il risultato di anni o no, di scelte, non mi piaceva il risultato che stavo vivendo in quel momento. E in più venivo appunto da una situazione dove avevo appena appunto perso vari punti fermi, come appunto mi fu detto da Katia, no? Come si fa? Adesso andiamo a capire anche questo. Avevo perso appena un paio di punti fermi e un paio, facciamo anche due o tre di punti fermi e questo mi aveva completamente, ok, disorientata, cioè veramente non avevo più idea di dove fosse il nord, sud, est, ovest, quindi punti cardinali, ciao, persi completamente, non vedevo neanche più la stella polare, non avevo proprio più una direzione, un obiettivo, veramente era un momento molto buio, ok? Capita a tutti di vivere questi momenti un po' particolari. Wow, bene. Vedi Elena, non si capita mai per caso. Incredibile. E questa situazione un po' di dubbio, ok? Tutti la viviamo almeno una volta nella nostra vita, ovviamente capita molte, molte più volte. Per quanto mi riguarda, dubbi così grandi, ok? Sinceramente è stato 4 anni fa, poi ho fatto ordine e tutto ha cambiato. Tutto è cambiato perché? Perché comunque quando tu fai ordine. Ok, noi cosa succede? Che tu finalmente inizi a voler aver chiaro proprio tutto. Non vuoi più avere dubbi, non vuoi vivere con i dubbi. Vivere con i dubbi, ok, vuol dire praticamente vivere con l'idea che non ci sia soluzione a quello che tu stai vivendo. Quando tu arrivi ad essere consapevole, ok, di che quello che stai vivendo ti stressa, non ti piace, non ti rende felice. Ok, nel momento in cui sei consapevole, finalmente stai capendo che cosa appunto ti sta rendendo infelice e allo stesso tempo ti stai rendendo conto di che cosa ti renderebbe felice, no? Perché tu stai vivendo un desiderio dentro di te. Il desiderio è quello, ad esempio, non lo so, di non vivere più in quella situazione di dubbio che stai vivendo, avere idee chiare su magari quale sarebbe la scelta migliore per te e così via. Però per poter, come dico sempre, prendere una scelta, chiara, tu devi effettivamente riuscire a capire, no, il perché di tutto quello che tu fai, di tutto quello che tu hai nella tua vita, delle scelte che hai preso, delle scelte che prenderai. Cioè, l'idea la base, no, da cui bisogna partire, è che bisogna, ok, smettere di fare le cose a caso. Cioè, non possiamo, cioè, anche se uno va di pancia, ok? Deve sapere il perché sta andando di pancia, cioè deve capire che lato di sé sta esprimendo, in che aspetto, no? Si sta, diciamo, scegliendo in quel momento. Perché nel momento in cui tu non hai ben chiaro anche solo il motivo iniziale per cui tu hai fatto quella scelta, può capitare che dopo un anno, dopo dei mesi anche, te ne pentirai, non sai perché, non sai, non ti ricordi il motivo, forse perché tu non ci hai mai dato abbastanza attenzione. In realtà l'unico modo per riuscire a eliminare più dubbi possibili dalla nostra mente, è quello che faccio io sinceramente, è proprio quello di dare un significato, ok? E quindi un perché a tutto quello che facciamo, a tutto quello che viviamo, a tutto quello che ogni giorno ti capita. Cioè,
Cioè, per esempio, come il mio modus operandi è proprio perché io ho una direzione, e ovviamente ho una direzione perché una volta che ho fatto ordine ho imparato a fare chiarezza proprio, no? Ma chiarezza vuol dire veramente iniziare a capire come, no, la mentalità con cui bisogna approcciarsi in primis a un percorso di riordino, così come lo insegno alle mie donne del percorso Scelgo Me, ma così alla vita. Solo che iniziare da un giorno all'altro a porsi il perché di ogni cosa che fai è un po' un'imposizione troppo forzata, che puoi farlo per un giorno o due, poi smetti. L'idea invece è quella che appunto facendo ordine, che è sempre un mezzo, ricordatevi sempre che io non insegno alle donne, in questo caso perché Scelgo Me è improntato solo sulle donne adesso da quando è partito, non è insegnare alle donne a essere casalinghe, ok? Non è questo, eliminate questa immagine che non c'entra un cavolo, perché se si chiama Scelgo Me, non è Riordino Me, ok? È Scelgo Me. Quindi non è per diventare casalinghe, ma è per cercare proprio di sfruttare il mezzo del riordino per andare proprio a sviluppare, ok? Una mentalità che io definisco appunto una mentalità di una persona ordinata, che in realtà è una mentalità vincente, secondo me, proprio la mentalità di successo che porta le persone poi a essere appagate nella vita che fanno, essere felici. E quando parlo di felicità e essere appagati, davvero non pensate a 10 milioni di cose che bisogna avere, è che tu devi sapere di quali cose hai realmente bisogno, spesso sono molto poche, e una volta che sai di che cosa hai bisogno e ce le hai vicino a te, cose, persone, ovviamente di quello che per voi è importante, finalmente arrivi a capire e a sentirti piena che non sei più mancante. Una volta che tu non sei più mancante, ti reputi felice perché quello che hai ti appaga, ti riempie, no? Non ti fa sentire vuota. Quindi, quando noi facciamo ordine, ok, quello che io insegno è quello di sviluppare una determinata mentalità, cioè praticamente quella mentalità con cui tu ti approcci al percorso di riordino e quindi in cui tu la sviluppi questa mentalità, perché in modo pratico te la faccio sviluppare facendo ordine, tu finisci il percorso che hai sviluppato questa mentalità. Fa parte di te perché è del tutto naturale, nel senso che non puoi non cambiare se fai ordine. Perché se tu fai ordine, hai per forza dovuto cambiare le tue abitudini. Nel senso che tu non puoi arrivare a essere ordinata se sei ancora con le cattive abitudini di quando eri disordinata. Assolutamente impossibile. Impossibile. Fallisci prima, non inizi neanche e non arrivi neanche a iniziare il percorso. Quindi cambi completamente, ovviamente mostrando il meglio di te, e fai proprio emergere il meglio di te. E praticamente man mano che tu inizi a chiederti il perché di ogni cosa che hai in casa, te lo chiedi così tante volte che finirai il percorso che inizierai a chiederti il perché per tutto quello che c'è nella tua vita. Anche ti chiederai perché io sono sposata con questo uomo, perché io faccio questo lavoro, perché io investo i miei soldi così, perché io compro sempre i pantaloni viola, perché io faccio le vacanze sempre in quel villaggio turistico e non lo cambio mai. Perché? E tu devi trovare una risposta, devi darti una risposta per capire, ok, che quelle scelte ti identificano in in qualcosa che ti appartiene. Nel momento in cui ti poni una domanda e la risposta che ti dai non ti piace, e come accade nel percorso di riordino, allora devi prendere una scelta, non puoi tenertela lì, perché sennò rimane una cosa che rimane col dubbio, rimane un dubbio, cioè potrei fare un'altra vacanza, però vado sempre in quel villaggio. E rimarrai col dubbio che magari potevi trovare un altro villaggio in cui ti saresti magari stata meglio, per dire. Cioè, questo per far capire che noi, non in casa nostra, siamo pieni di dubbi sulle nostre cose. Ed è per quello che quando uno fa ordine fa fatica a prendere una scelta perché non sa che perché dovrebbe tenere o eliminare un determinato oggetto. Perché sono i forse il problema, eh? Quando noi facciamo ordine non dobbiamo pensare alle cose che ci piacciono e alle cose che non ci piacciono. Quelle sono scelte facili perché sai benissimo il perché. Noi dobbiamo andare a capire quelle che sono i forse, perché sono i forse che ti aiuteranno a definirti. Sono quei forse che ti aiuteranno a conoscere quei piccoli tasselli di te e finalmente a completare proprio il quadro, a completare proprio tutto, tutto di te. E se tu non fai ordine nel modo completo e lo fai approssimativo come tante, tantissime donne fanno, no? Ordine approssimativo, prendono i consigli così un po' a pezzetti, tu ti conoscerai un pezzettino così. In un percorso di ordine completo, così come io lo insegno, ti vai a conoscere in toto, quindi tutta, ti vai a conoscere in tutto, perché noi andiamo a fare un percorso di riordino che ti aiuta, no? Con le cose,
ad affrontare non solo le cose che parlano di te oggi, ma anche le cose che parlano di te riguardo al tuo futuro, perché tu hai tante cose che, di sogni, di obiettivi che avresti voluto raggiungere, che però non hai ancora raggiunto, quindi parlano di te al futuro, e poi del tuo passato, tantissimi oggetti che parlano del tuo passato, tantissimi ricordi. Quindi l'idea è cercare proprio di andare a risolvere i primi dubbi, ok, nell'ambiente in cui viviamo. Un grande allenamento questo è, perché riuscire a dare un senso e un significato anche a emozioni dolorose o esperienze della nostra vita che ci hanno toccato e ci hanno cambiate, ok? Completamente. Diciamo che al posto di rimanere un dubbio, e forse è stato quello a rendermi così, ma è veramente quello, è invece andare a dare il significato reale, che però rimarrà quel significato. Cioè, una volta che tu lasci andare un oggetto, o che magari apparteneva a una persona che per te è stata molto importante, che non c'è più nella tua vita, tu devi lasciare andare quel ricordo, se lo lasci andare per determinati motivi, sapendo però che ti dà una lezione. Quindi il apprendere sempre una lezione da tutto quello che hai imparato, ed è per questo che tu puoi apprendere una lezione se sai il perché di quello che stai facendo, e quindi non rimane un ho buttato o me ne pento. Non ci pentiamo delle scelte che prendiamo nel mio percorso, nessuno si può pentire di una scelta che prende, ok? Per se si chiede e se fa quello che appunto io dico, di porsi il perché di tutto. Nel momento in cui ti poni il perché e ci ragioni, perché ci sono oggetti in cui bisogna un attimo starci un pelo di più, ok? Tu riesci finalmente a risolvere veramente non un dubbio, perché magari poi, grazie a quel perché che ti sei data, vai a risolvere altre 10.000 domande che avevi in sospeso. Questo è per farvi capire che da un percorso di riordino, che è un mezzo efficace, assolutamente, noi andiamo a che ti porta quindi una mentalità che ti porta a imparare, ok, a fare chiarezza, a chiederti sempre il perché. Come dicevo ieri, quando tu, no? Io parlo di treni, opportunità che passa nella tua vita, noi dobbiamo sapere sempre, riuscire a riconoscere il treno giusto per noi. Per riconoscere il treno giusto per noi, noi dobbiamo conoscerci, dobbiamo sapere che cosa è per noi importante, al punto da scegliere un treno piuttosto che un altro, e quindi sapere qual è la nostra reale opportunità e quale sarebbe invece una opportunità per tutti gli altri, ok? Quindi una volta che noi capiamo qual è il nostro treno, ci saliamo su cariche ed energiche, noi iniziamo il nostro viaggio. Ecco, il nostro viaggio deve essere ogni giorno scandito da una domanda quando ti svegli la mattina: è perché lo sto facendo? Nei momenti in cui ti accorgerai, fra un anno, fra due, che quel perché è svanito, non andare avanti. Accorgiti che ti sei accorta in tempo, ripara e quindi cambia strada. Cambia treno, prendi quello che serve per te. Questo per farvi capire che, diciamo, quello che mi ha portato oggi a essere qui, dopo 4 anni che ho lavorato su di me, è stato svegliarmi ogni giorno chiedendomi il perché io stessi facendo determinate scelte da quel momento in avanti nella mia vita e perché volessi continuare a perseguire, no, il mio sogno. Oggi sono qua. Quindi vuol dire che cosa? Che il mio perché era molto forte ed è rimasto sempre lo stesso ogni giorno. Per 4 anni, cioè per farvi capire, mi sono svegliata 4 anni sempre con l'idea e l'immagine che oggi sarei stata qui a fare quello che faccio oggi. All'inizio era solo un'immagine, quindi un sogno molto lontano, perché comunque sono stati 4 anni, ma dopo 4 anni, ok, io faccio quello che volevo fare. Io non mi sono mai, mai svegliata un giorno con il dubbio che quello che stessi facendo non avesse veramente senso. Ok, quando succedeva, io mi ricordo proprio, dicevo, vabbè, fa niente, ritorno a fare qualcos'altro. Me lo ricordo che io cambiavo, no? Subito dicevo, ok, perché non è facile all'inizio quando tu devi trovare un lavoro, innanzitutto dei lavori, per mettere da parte soldi per riuscire a fare il corso da Marie Kondo. Io devo mettere da parte 3.000 euro solo per il corso, più tutti i soldi per fare andare al corso tutto, perché era all'estero, era a Londra. Poi il training che mi è durato un anno perché sono andata anche in altre parti d'Italia per seguire le persone. Ok? Quindi è stato difficile, non è stato facile. E io ogni giorno me lo chiedevo il perché. Me lo chiedevo tutti i giorni, se ne valeva la pena passare un'estate a lavorare senza uscire con gli amici, senza frequentare nessuno, senza vedere le persone che ami, senza fare la vacanza da ventenne. Ok?
Io sapevo che stavo facendo scelte che non erano normali per le persone della mia età, infatti io vi dico, non a caso parlo con voi che siete molto più grandi di me, io non mi sono mai trovata con le persone della mia età, anche tutt'oggi io quando parlo mi trovo molto bene con persone dai 30 anni in su, sempre è stato così, quindi per farvi capire che comunque sapevo che quello che stavo facendo non era magari capito dalle persone mie coetanee, però sì da quelli più grandi e quindi anche là. Sono scelte frequentare persone più grandi e non più piccole, sono scelte non fare la vacanza piuttosto che un'altra, però io non mi sono mai, mai sono arrivata a dirmi ma perché non ho fatto le vacanze per 2 anni? Perché non sono andata a fare i viaggi estivi? Perché anche io non vado al villaggio turistico a divertirmi come tutti? Perché non vado a godermi, no, quello che io guadagno? Io non mi ponevo, non volevo mai a pormi queste domande perché io sapevo il perché ogni giorno, perché se no mai, mai io avrei potuto fare determinati lavori ogni giorno che non mi piacevano, mai, mai, io lo dico forte e chiaro, però io sapevo che quei lavori mi servivano per mettere da parte i soldi e tenerli da parte, quindi voglio non spenderli. Per un obiettivo che non era il giorno dopo, si parlava di 1 anno, 2 anni, dipendeva da quando sarebbe stato sto cavolo di corso, ok? E poi dipendeva tutto da me, sia la riuscita che l'arrivo, che poi lo sviluppo, che arrivare qui oggi, ogni giorno dipende da me. Ma io ogni giorno, anche oggi, mi chiedo il perché lo faccio, non credete che io ogni giorno, cioè così mi sveglio e faccio tutto quello che faccio così, senza un perché, ok? Così senza un Ok, perché. scusatemi, pensavo che la diretta fosse andata in palla. Voi mi sentite, vero? Ok, spero che mi sentiate. Ok, allora, quindi l'idea è che appunto stavo dicendo, io non è che ogni giorno, anche oggi, mi chiedo sempre il perché di quello che faccio, sempre, sempre, per forza, perché se tu non te lo chiedi un giorno, potrebbe darsi che poi prenderai la cattiva abitudine di non porti più questa domanda. E invece io ho preso l'abitudine apposta facendo ordine in casa che per ogni cosa mi chiedo il perché. Sempre me lo chiedo, no? Ovviamente non possiamo pretendere che gli altri facciano lo stesso nostro ragionamento. Però l'importante è che noi stiamo bene con noi stessi. L'importante è che noi, quando andiamo a letto, siamo sereni e non abbiamo 10.000 dubbi, 10.000 perché. Come sarebbe andata se io avessi fatto questo? Come sarebbe andata se io avessi detto quello? Questo accade quando tu hai in primis un dubbio su di te. Cioè, tu ti chiedi, ancora prima di arrivare a porti la domanda da sera quando sei nel letto, ma se adesso dico questo, sbaglio e faccio bene? Ma se adesso faccio questo, sbaglio e faccio bene? Tu te lo sei già posto e tu non hai agito facendo quello che avresti voluto fare. Quindi già tu, ok, sei incoerente con te stesso, già tu non credi in te stesso, già credi che quello che tu pensi, quello che potresti fare sia sbagliato. Ok, nel momento in cui tu hai dei dubbi solo sul come comportarti in piccole cose, anche solo parlare, dire quella parola in più, fare quel gesto e così via. Questo è l'inizio che genera poi una serie di dubbi che si faranno più grandi. È per questo che quando tutte le donne che iniziano il percorso, la prima cosa che devono fare è chiarezza. Perché me ne rendo conto chi ha fatto chiarezza bene e chi non ha fatto bene chiarezza? Perché quelle che fanno chiarezza vanno avanti come treni e arrivano fino alla fine. Chi non ha fatto bene chiarezza inizia e poi molla. Inizia e poi molla. Quindi, in qualsiasi aspetto, ma è quello che dico anche nel percorso, quello che io insegno non è limitato al fare ordine in casa, ma anzi è allenati, sviluppa questa mentalità, allenati facendo ordine in casa, perché non è facile, ma non è impossibile. Non è facile, ma non è impossibile, ok? Di cose impossibili, ancora non so quali siano le cose impossibili, perché ad oggi si riesce a fare qualsiasi cosa, ok, nel mondo, non è così difficile. Nel momento in cui segui il mio itinerario. È un itinerario strutturato passo dopo passo, quindi vuol dire che tu sei sempre dove sei. Ma perché? Come posso insegnarti a fare ordine? Come posso dirti di fare chiarezza se quello che tu stai facendo non è chiaro come devi farlo? Se non sai i passi che devi fare? Non avrebbe senso, ok? Quindi, per non dare dubbi a chi è nel percorso, perché già so che sono donne piene di dubbi, ok? È facilitarle, è dire proprio, darle già, fiu, guarda, tu c'hai tutto il percorso, guarda, lo vedi, è un po' lunghino, perché sono tanti sottopassi, sono tanti step da fare e così via. Sarà un po' particolare perché non l'hai mai fatto, però se segui questi passi, i miei step, e poi fallire. Ok, non puoi fallire. Ogni tanto la linea va e viene, però ci siamo. Non puoi fallire.
Quindi la differenza tra una persona che è disordinata, che vuol dire che ha cattive abitudini, e una persona che invece è ordinata, è la mentalità con cui affronta l'ordine, quando tenta di fare ordine, ma la sua vita, ok? Quindi una persona disordinata tende a fare ordine sull'idea mi serve, non mi serve, butto, con l'idea devo buttare. Una persona invece che affronta il mio percorso con la mentalità che insegno io non è devo buttare, ma è cosa devo tenere. Già? Cioè già siamo su due aspetti completamente diversi, no? Ma perché? Perché nel momento in cui tu arrivi poi, perché buttare non ha senso, no? Perché in realtà tu devi sapere, cioè perché lo butti? Cioè nel senso, delle volte non sai nemmeno il perché lo stai facendo, lo fai magari perché devi fare spazio. Ma che motivazione è? Ma questa che motivazione è? Perché poi è ovvio che ti viene in mente e dici, beh, però ora ho un sacco di spazio, potevo tenermelo. È ovvio che ti viene il dubbio e dici, forse ci stava, forse avrei dovuto tenerlo. Bello, certo, hai fatto la cernita, cioè la cernita, quindi l'origine, hai fatto proprio col dubbio tu hai lasciato andare quella cosa, capite? Quindi è normale che poi ti venga un nuovo dubbio dopo, proprio come tu parti. È la strada con cui tu inizi che deve essere chiara dall'inizio. Quindi, quando si fa ordine, non si può assolutamente vivere il percorso col dubbio amletico. Ce la farò o non ce la farò? Essere o non essere disordinati? Non essere, ok? Cerchiamo di non essere. Cerchiamo di non essere disordinati, perché effettivamente essere ordinati non è essere perfezionisti, non è vivere in un mondo di favole, ok? Perché quello non è, insomma, siamo nella vita reale, è cercare però di riuscire a vivere la vita come tu vuoi, come tu desideri. Nel senso che noi possiamo vivere la vita che vogliamo, l'importante, ok, è capire qual è la vita adatta a noi. Perché delle volte possiamo avere troppo, ok, e quindi questo ci manda troppi stimoli e ci manda in confusione, possiamo avere troppo poco e quindi poi siamo in mancanza e quindi poi iniziamo a ricercare stimoli, troppi stimoli e andiamo ancora in confusione perché non sappiamo quello di cui abbiamo bisogno. Quindi l'idea è riuscire a trovare un equilibrio. Quindi fare ordine è trovare un equilibrio fra te e le tue cose, fra lo spazio de dedicato a te e dedicato alle tue cose, ma poi andiamo anche fuori dalla casa, eh? Andiamo fuori dalla casa, un equilibrio fra te e il mondo, cioè non esiste che il tuo spazio vitale sia intaccato o comunque invaso da persone, persone appunto invadenti, quelle che ti mettono i piedi in testa e tu non vieni sempre dopo gli altri. Ecco, rimettiamoci al primo posto, questo è uno degli obiettivi del percorso. Poi il fatto che non ci sia equilibrio, ad esempio, fra passato, presente e futuro. È importante riuscire a stabilire anche questo ordine. Noi non possiamo, ok, dare tanto spazio al passato e allo stesso tempo voler dare spazio al futuro. Non è possibile. Noi dobbiamo avere spazio per accogliere il futuro, però per farlo dobbiamo lasciare andare un po' del nostro passato per riequilibrare, ok, un po' la nostra vita per riuscire finalmente ad accogliere il futuro. E la stessa cosa, ok, è con quando ci poniamo 10.000 domande, la stessa cosa, noi vogliamo delle risposte, ma se abbiamo troppe domande nella testa, non c'è spazio per accogliere le risposte. Le risposte passano, ce li hai attorno, arrivano, come io adesso sono arrivata nella tua vita, è una risposta. Ok, magari che tu stavi cercando, l'importante, la domanda è: ma c'è lo spazio per accogliere tutto questo? Oppure sei invasa da domande, da cose che non ti faranno vedere l'opportunità e quindi tu andrai avanti con l'idea che non c'è soluzione per te? Perché questo è il fatto. Cioè, noi dobbiamo capire che quando viviamo la nostra vita, abbiamo dei momenti di crisi, perché questo è normale, soprattutto quando poi ci sono dei cambiamenti. Noi non possiamo concentrarci sulla buca, cioè noi stiamo camminando, non possiamo concentrarci sulla buca e o caderci oppure iniziare a pensare a come rattopparla o a come non caderci. Quello è il problema sbagliato, cioè proprio il problema su cui stai focalizzando, è il problema sbagliato. Nel frattempo che tu pensi a come rattoppare la buca, però la tua vita va avanti, le persone passano, le opportunità arrivano e tu sei lì a rattoppare la buca. Ma te della buca, che cacchio te ne frega della buca, me lo spieghi? Non devi pensare alla buca che è il problema sbagliato, devi riuscire a capire come proseguire la tua strada, arrivare al tuo obiettivo e quindi arginare, arginare sta cavolo di buca, perché tu perdi tempo mentre pensi alla buca. Il tuo problema è invece un altro, è come faccio a continuare la mia strada verso il mio obiettivo per non perdere tempo, ma comunque rimanere al passo? Quindi noi, e
Esatto, bisogna un po' riuscire a capire che delle volte è il modo in cui noi vediamo tutto quello che viviamo. Ed è per questo che l'obiettivo delle donne nel percorso, soprattutto sui ricordi, è quello di riuscire finalmente, dopo tantissime scelte che hanno preso, in media sono minimo 10.000, 10.000 le scelte, minimo, minimo, si va in genere 10.000 in su, arrivi ai ricordi, che è la parte più ostica, dove sono emozioni importanti, ok, della tua vita, dove è lì che tu finalmente devi riuscire a vedere quell'esperienza, quell'evento della tua vita in un'ottica differente. Perché se continui a vederla come la vedevi prima, ti provocherà sempre lo stesso dolore, vedrai sempre la mancanza, vedrai sempre quello che hai perso, vedrai sempre quello che non hai raggiunto. E invece, nel momento in cui arrivi a quel punto, ed è importante finire il percorso in modo completo, ok, è capire che significato hanno avuto quelle esperienze per te, che cosa hanno contribuito, in che modo hanno contribuito alla tua vita. Ecco, maggior parte quelle che creano più sono quelle che creano più dispiacere, quelle più difficili da affrontare, ed è qui che arriviamo a connetterci quindi con i punti fermi. I punti fermi, quindi appunto, quando tu hai già perso i punti cardinali e tu non sai dove stai vagando, in realtà è perché questi punti fermi in genere sono legati anche a persone che magari hanno fatto parte della nostra vita e che non ci sono più. E quando capita questo momento, tu vai in subbuglio, ok? Vai in crisi, hai perso appunto la tua stella polare, quello che è. Nel momento in cui ci troviamo in una situazione del genere, dobbiamo ovviamente essere noi stessi. Ricordatevi sempre che dobbiamo essere noi stessi al 100%, e quindi uno reagisce come deve reagire. Però una volta che tu vai avanti, devi riuscire a capire che quando qualcosa o qualcuno ti lascia, ti ha anche lasciato, ok? Qualcosa. E questo è un ragionamento importante. È importante perché, ad esempio, comunque in questi giorni, ma proprio oggi, una mia amica, ormai non più amica, si è svegliata e niente, non ci è finito tutto. Perché aveva dei dubbi e non voleva chiarirli, ovviamente. Quindi io sono molto pacifica, quindi se non vuoi, la tua scelta è tua. Però quello che voglio farvi capire è che quando, ad esempio, c'è questa cosa, ok, ovviamente mi ha un po' creato un'emozione, ma subito, subito quello che ho fatto è stato diamo significato. Cioè, tipo, mi ricordo proprio stamattina stavo lavando i denti, ero lì che mi lavavo i denti e mi dicevo, dai significato, Alba, dai significato, Alba, che cavolo vuol dire questa cosa? E iniziavo a dare significato, iniziavo a capire il perché, no? Mi chiedevo perché, 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 iniziavo. A un certo punto mi sono data la risposta. È stata la risposta e ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta quindi a lasciare andare, ok, questa esperienza. Perché se non l'avessi risolta, io stamattina ero lì 2 ore, mi sono lavati i denti talmente bene stamattina perché cominciavo a pensare, ok, cosa devo fare? E devo pensare. Nel momento in cui finalmente l'ho lasciata andare, quel dubbio è sparito. Perché avevo un dubbio. Sono io il problema? È lei? Bla bla bla. E alla fine la risposta che mi sono data è: io non sono sbagliata. Se il mio stile di vita, se quello che faccio non lo apprezzi, se non ti va bene, se ti crea delle cose che, boh, strane, non fa niente. Io mi apprezzo per quello che sono, sono felice così. Quindi ho capito che appunto io sto bene così. Mi ricordo benissimo quello che è stato, quello che insomma mi ha dato. Buona, cioè si va avanti, si va avanti. Ho pensato, forse in questo momento di cambiamento per me, perché comunque tante cose stanno cambiando, tra poco ci sarà appunto anche il trasloco, andrò in un altro paese, tutto. Mi rendo conto che le persone, ok, in qualche modo è come se stessero un po' andando via dalla mia vita e penso, si vede che dovrò accogliere qualcosa di tanto grande al punto che avrò bisogno di tanto spazio. E in effetti, persa una, entrano due donne, scelgo me. Quindi io penso, bene, avrò più spazio per dare tutto quello che ho a tutte le donne che sono nel percorso Scelgo Me, che alla fine sono loro il mio grande obiettivo e ammetto che per donne che non mi conoscono, che mi hanno conosciuto qui con il percorso e tutto, che conoscono bene, cioè mi conoscete, sappiamo, mi conoscete bene, mi conoscete bene perché non immaginate, mi conoscete veramente bene, sappiatelo. In realtà sono più voi che conoscete il meglio di me e mi apprezzate di più rispetto alle persone che veramente ho avuto anche vicine nella mia vita, quindi
Penso, cioè, vado avanti e dico, fa niente, insomma, io so che ci sono persone che mi apprezzano e va bene così. Quindi uno poi deve dare un significato, deve darlo il prima possibile, perché se non l'avessi fatto stamattina mi avrebbe intasato il cervello per tutto il giorno, non avrei lavorato bene, non sarei stata concentrata anche stasera. Quindi questo è per farvi capire che noi, ogni volta che viviamo la nostra vita, capiterà che ci saranno dei momenti in cui avremo appunto questo dubbio amletico, che pensiamo non ci sia una soluzione. In realtà è porsi subito la domanda perché. Perché? No? C'era un comico che si diceva la domanda non è chi è, la domanda è perché? La domanda è perché? È perché la domanda, infatti, dobbiamo chiederci perché di tutto quello che facciamo e ponetevi la domanda anche perché certe persone sono nella vostra vita. Così tante persone, perché così tante? Perché questo lavoro piuttosto che un altro? Perché questa facoltà di universitaria piuttosto che un'altra? Perché? Perché nel momento in cui riuscite a darmi una risposta, riuscite a capire chi siete. E quando finalmente capite chi siete su tutte le scelte che prendete, finalmente avrete un quadro completo della vostra persona e finalmente iniziate a vedere anche il vostro futuro molto più chiaramente. Quando siete davanti a un bivio, dovete proprio capire, ok, questa scelta che cosa porta alla mia vita? Ma io, sulla base di chi sono, dei miei valori, mi renderebbe felice, mi renderebbe così pieno da dire non mi manca più nulla? Oh, l'idea è questa, perché la felicità è questo. Se tu ti senti che ti manca qualcosa, sei una persona che non ha ancora raggiunto la sua felicità, vuol dire che deve ancora porsi nuovi obiettivi e ottenere altri risultati per poter star bene con se stesso, insomma. Quindi, diciamo che noi, quando ci chiediamo, anche quando magari ci troviamo davanti alla vita, davanti a questi dubbi, veramente l'esercizio più produttivo è proprio quello di fare ordine in casa. Ed è un mezzo per conoscere chi siamo, fare chiarezza, capire appunto perché di tante scelte prese e di ormai, diciamo, mettersi un po' in pace con noi stessi su quello che è stato, ormai il passato è passato, quindi possiamo soltanto che. Grande Vanna! Oh, sì che Vanna è alla fine del percorso e sta organizzando. Bene. L'idea quindi è questa, no? Qua abbiamo dei dubbi, siamo in un momento di paralisi, ok? Paralisi d'analisi o paralisi emotiva, quella che volete, e che tu continui ad analizzare, a porti, a teorizzare. Cioè, probabilmente potreste scrivere un libro sulle teorie che avete generato con tutti i vostri pensieri. Ok, ma l'idea è a quel punto, al posto di continuare ad analizzare, è veramente agire, agire. Nel momento in cui tu capisci che vuoi uscire dal limbo e vuoi uno strumento pratico, veloce, ma duraturo, perché anche questo è importante, duraturo, allora devi capire qual è lo strumento efficace per te. Nel momento in cui, ad esempio, siamo qui in questa diretta, ovviamente lo strumento che è stato efficace per me è stato da 4 anni a questa parte fare ordine, ma ordine non lo fai una volta nella vita, nel senso che tu il grande riordino lo fai una volta, poi mai più, però poi tu in realtà non smetti mai di riordinare perché tu cambi nel tempo e anche il tuo ambiente deve cambiare insieme a te. Questo è per dirvi che tutto quello che io insegno è la mia esperienza in questi 4 anni condensata nel percorso Scelgo Me. Cioè il percorso Scelgo Me per le donne che hanno fatto accesso fino ad oggi, ok? Praticamente loro vivono in un mese e mezzo, in 3 mesi o in 6 mesi, quello che è stato il mio percorso di 4 anni. Il percorso Scelgo Me, che è l'unico percorso che io ho creato, ed è un percorso completo, ovviamente. Ha come obiettivo quello di, diciamo, portarti non solo a ottenere un ordine in casa, che è quello che desiderano tutti, ma anche ordine dentro di te, quindi chiarezza, riuscire finalmente ad avere una capacità di scelta elevata, sicurezza in te, fiducia in te, un'elevata autostima, ma anche riuscire a introdurre nel tuo stile di vita delle sane buone abitudini e una sana disciplina, cioè delle regole che ti aiutino a imparare a dire no e metterti al primo posto ogni giorno. Ogni giorno, non c'è un giorno in cui ti metti all'ultimo, perché se ti metti all'ultimo un giorno, vai a letto che sei tipo, ti senti in colpa con te stessa, iniziano i pensieri. Perché avere dei pensieri in più? Toglieteveli prima e sbrogliatevi proprio questi pensieri dalla testa prima. Se sentite che volete fare qualcosa e vi state proprio. State soffocando questi desideri, non continuate a soffocarli, perché la polvere sotto il tappeto aumenta e poi diventa l'Everest. Ma l'Everest poi lo devi andare piano piano sto tappeto, andare a toglierla tutta la polvere, perché tu, avendo sto Everest davanti, non vedi neanche più il tuo futuro, non vedi più la tua strada. Cioè, sei talmente piena di pensieri, piena di cose, che non hai neanche più l'energia per poterti concentrare su di te.
E quindi poi inizia a perdere la via, e quindi certo che poi inizia a essere disorientata, perdi la direzione, perdi gli obiettivi. Ti stai perdendo, qua dentro ti stai perdendo. Quindi l'idea è cercare proprio di capire che quando noi stiamo in un momento di crisi, la prima cosa da fare è fare ordine proprio qua. Per fare ordine qua, noi dobbiamo però riuscire, ok, a rispondere a tutte le domande che abbiamo qui dentro, perché siamo pieni di domande. Immaginate la vostra testa, c'è un punto interrogativo enorme, enorme, ok? L'unico modo per rispondere a questo punto interrogativo enorme è andare a piccoli passi e rispondere a tutti i dubbi ancora in sospeso che ci sono nella tua casa, perché la vostra casa parla di voi, dice tutto di voi. Quindi, ad esempio, per chi no, mi sta seguendo in questo momento e si chiede, ma che cazzo, e ha la domanda, risolviamo il dubbio, per cosa scelgo me? Per cosa scelgo me? Eliminiamo subito un primo dubbio, ok? Che è quello che trovate qui in descrizione nella live. Quindi nella live, adesso non so se voi la vedete sopra, sotto, a lato, ok? È il link che trovate. Se voi cliccate quel link, vedete proprio in che cosa consiste il percorso. E vedete appunto in che cosa consiste, vedete la possibilità di accedere, il prezzo e tutto. Questo è il percorso scelgo me, ok? L'idea, quindi, esatto, abbiamo una teorica, Mariella, che teorizza di tutto, e questo è normale perché anch'io sono una persona che pensa molto, che riflette tantissimo, sono sempre stata una persona che riflette 10 miliardi di volte prima di fare una cosa, ma proprio per questo motivo io ho tantissime esperienze della mia vita, non le ho mai fatte. Sono arrivata appunto a 19 anni che avevo tantissimi rimorsi, tantissimi rimpianti per anche soltanto parole non dette, persone non frequentate, per esperienze non andavo mai a ballare, non uscivo mai con nessuno, cioè avevo effettivamente preso delle scelte un po' particolari per altri motivi. Nel momento in cui a 19 anni appunto mi trovo che quello che è stato il risultato di anni, no, di scelte non mi piaceva proprio, ho capito che devo cambiare e iniziare finalmente a essere me stessa. Basta maschere, basta essere quello che gli altri vogliono, basta essere, diciamo, di non fare mai il passo più lungo della gamba, nel senso perché poi gli altri potrebbero pensare chissà che cosa. Ok? Me ne sono poi iniziata un po' a fregare piano piano, ovviamente. Però ho dovuto prendere nuove scelte, ok? E le scelte che ho preso dai 19 in su, ok, sono tutte scelte di cui non mi pento assolutamente, perché le ho prese tutte con l'idea proprio Alba, chi sei? Perfetto, tu lo fai perché sei questo, vai, nel senso, buona. Invece negli anni precedenti, appunto quelli liceali, perché alla fine è stato dal liceo, poi finito il liceo, è iniziata poi la mia nuova fase. Fino al liceo c'erano tante scelte che avevo tenuto così in sospeso perché io riflettevo tantissimo prima di fare una roba e quindi poi ovviamente non la facevo perché avevo sempre il timore, la roba, il dubbio, ma fa per me, ma poi sbaglio, ma poi non va. Tutte ste cavolo di domande che sono inutili, queste domande, ok? Perché l'unico modo per capire se veramente fa per te e se non lo sai è fare quell'esperienza per darti una risposta, no? Quindi l'idea anche oggi è proprio quella che se io non so se quell'esperienza può fare al caso mio, e quindi vuol dire che appunto potrei conoscere qualcosa di nuovo di me, perché vuol dire che non la conosco ancora questo aspetto per pormi a domande e dire potrebbe fare per me. Dico, la faccio con l'intenzione di scoprirmi, la faccio con l'idea di conoscermi di più. Viverla così già è diverso, cioè è già diverso perché tu non la fai alla cieca, cioè tu non è che dici vabbè inizio l'università vado alla cieca, cioè anche io quando ho fatto l'università ho fatto solo 2 anni neanche perché poi ho lasciato per lavorare e per fare appunto questo, anche se comunque non era male, cioè ero anche bravina. Fatto sta che comunque l'idea era, io l'ho fatto perché volevo sperimentare l'esperienza universitaria e vedere se faceva il caso mio tutto qua. Quindi l'ho vissuta come volevo, felice perché ho preso, io ho dei voti buoni ancora là, però vabbè, fa niente, non è quello il mio obiettivo, ma l'ho fatta con questa idea, no? Di conoscermi e capire. Nel momento in cui ho capito, ho lasciato, ok? E sono andata avanti nella mia strada, ho lasciato quando potevo anche terminare. Quindi non sono rimasta col dubbio, non ho il dubbio di dire, ma se avessi continuato gli studi adesso cosa farei? Non ce l'ho il dubbio. Perché io quando ho scelto già sapevo che tanto non sarebbe stata la mia strada, appunto. Quindi nel senso, quando noi facciamo tutto quello che facciamo nella nostra vita, dobbiamo sapere il perché lo facciamo. Cioè, è importante perché è come quelli che si sposano e poi non sanno il perché sono sposati. E poi divorziano. No, ti prego, se poi c'è anche figli, non farlo.
cioè non farla sta roba, perché sennò poi cioè le scelte, se poi soprattutto si ripercuotono sulle persone che sui vostri figli, sulle persone che amate, così cioè bisogna rifletterci, questo è importante. Quindi noi dovremmo un po' cercare di capire chi siamo, con l'idea appunto non di fare un piacere agli altri, ma di fare proprio un grande regalo a noi. Se noi viviamo ogni giorno con il dubbio, ma se avessi fatto questo, ma se, cioè tu ogni giorno vivi con delle domande, dei dubbi, veramente, dei dilemmi inutili, sono dilemmi inutili. E le risposte sono molto facili in realtà, e tutte le donne che sono nel percorso Scelgo Me hanno la possibilità proprio di riscoprirsi, di rimettersi in discussione, perché in realtà tutte le donne che accedono sono donne molto coraggiose, sicuramente, perché si vogliono mettere in discussione, e insomma, iniziare a dire che forse qualcosa che hai fatto potrebbe non essere proprio, cioè ci vuole un po' di coraggio, sicuramente, perché devi avere effettivamente un po' diciamo, la forza di affrontare qualcosa che tu hai già vissuto e riprenderla in mano ancora. Quindi ci vuole molto coraggio, però dietro si vede una gran voglia di cambiare, di fare chiarezza, di mettersi al primo posto, di riscattarsi e di prendere in mano la loro vita una volta per tutte. L'idea è che proprio, metaforicamente parlando, tu prendi a piccoli passi ogni cosa della tua casa e a piccoli passi tu stai prendendo in mano praticamente la tua vita. Quindi il percorso Scelgo Me è questo, ok? Rappresenta proprio questa possibilità, ok? Di andare a scoprire che cosa, ok? Ci fa battere realmente il cuore, quindi quello che ci fa vivere. Quello che ci permetterebbe proprio di continuare a vivere la nostra vita, col sorriso, perché se una cosa ci fa battere il cuore, ci fa star bene, e se ci fa star bene, siamo felici, e se siamo felici, non ci manca più niente. Quindi, come vi ho detto all'inizio, non dobbiamo pensare che abbiamo bisogno di 10.000 cose, o 10.000 persone, o di miliardi di soldi. Molto spesso tu arrivi alla fine del percorso che ti rendi conto di quello che hai realmente bisogno ed è molto poco. Lo conti sulle dita di una mano. Perché le cose veramente importanti, ok, le sai quali sono. Molto spesso non sono cose, sono molto altro, però riesci a capirlo. Nel momento in cui tu finalmente trovi chiarezza dentro di te, capisci che cosa ami fare, chi sei, che cosa ti rende felice, che cosa in una giornata noiosa ti farebbe stare meglio. È proprio leggerezza e serenità, perché tu sai che in casa tua puoi fare quello che vuoi, quando vuoi, come vuoi, e allo stesso tempo anche nella tua vita tu sei padrona della tua vita e sai che tu, se vuoi raggiungere un obiettivo, sai che dipende da te, è una tua responsabilità prendere scelte, ok, vantaggiose per te affinché tu possa continuare a perseguire il tuo sogno, il tuo obiettivo. Questo cosa vuol dire? Che tu devi, ok, non avere dubbi su che cosa fa per te oppure no. Cioè, tu devi sapere che cosa è adatto a te e che cosa no. Perché nel momento in cui tu fai la tua vita e conduci la tua vita, ti capiteranno tantissime opportunità. Credetemi, quando tu fai ordine, sei una calamita! Sei una calamita perché sprigioni un'energia. Sei una persona talmente chiara e definita, sei talmente gioiosa e leggera, che questa leggerezza, questa gioia la percepiscono gli altri e vogliono averla anche loro, questa energia, questa serenità, la vogliono avere anche loro e quindi li attirerai automaticamente. Quindi sarete circondati, ok? Da opportunità, da persone che vogliono, ok, esservi vicino. Ora, come vi ho detto, passano tanti treni, bisogna capire qual è il treno per te, ma soprattutto devi capire quali sono le opportunità che ti aiuterebbero ad andare avanti nel tuo percorso e quali sono quelle persone che ti aiuterebbero ad andare avanti nel tuo percorso. Questo non vuol dire che tu devi dire no, sì, no, sì, cioè non è che siamo tipo a un concorso di bellezza, mi ricordo quando ho fatto dei concorsi, che praticamente era no, sì, no, sì, no, sì, cioè. Non è che siamo, non siamo neanche con le cose ci comportiamo così, quindi immagina con le persone. Ma vabbè.
Diciamo che nel momento in cui tu ti trovi, ok, a vivere la tua vita dopo che hai fatto ordine, l'idea è che tu devi saper selezionare anche tra le persone che hai vicino o che potrebbero arrivare più che altro e le opportunità e le esperienze che potrebbero insomma iniziare ad arrivarti attorno. Perché non puoi fare tutto, perché altrimenti riempirai il tuo tempo di tantissime cose e la metà delle cose sono inutili per quello che devi fare tu e perderai tempo, quindi tu riempirai il tuo tempo, ma perderai tempo e quindi rallenterai l'arrivo, ok, al successo del tuo obiettivo, al risultato. Quindi, se ad esempio, non lo so, una persona vuole tornare in forma, questo è un obiettivo che hanno tantissime persone. L'idea è che se tu sei nel tuo percorso e dici ok, dieta ce l'ho, la dispensa è ordinata e posso mangiare solo quello, perfetto. Il tappetino è lì, benissimo, quando voglio lo prendo e mi metto a fare gli esercizi. Poi palestra, la borsa è là, perfetto, 2 secondi vado in palestra. Personal trainer, ok, i soldi, pago la palestra, pago la dieta, pago quello, ok, tutto gestito, perfetto. Iniziamo il primo mese, vai alla grande, poi 1 mese e mezzo, perfetto, un giorno esci di casa e incontri degli amici. Incontri gli amici, incontri i parenti, incontri chi vuoi, va bene. Arrivi qua, arriva qualcuno. A quando arrivano le persone, arrivano anche nuove opportunità, esperienze che puoi condividere. Perfetto! Arriva il compagno di classe di non sa che annata della tua vita e ti dice: rimpatriata, tutti al McDonald's! Per dire, no? E tu, oh, cazzo, e cosa faccio? E tu dici: vabbè, dai, è una volta, oppure però la rimpatriata, e però devo mangiare quello. Ecco che qua siamo davanti a un bivio. Ci vai o non ci vai? Oppure vai o non e non mangi niente? Cosa fai? Ti metti al primo posto, dici di no? Lavori per il tuo obiettivo? Cosa fai? Questo esempio è un bivio, no? Perché tu dici, però l'esperienza con i compagni, vabbè dai, una volta, uno sgarro. Ma tu non devi pensare che una volta è uno sgarro. Tu devi pensare che fare quella cosa, quell'esperienza, ti rallenterà magari di una settimana a raggiungere il tuo obiettivo. Perderai una settimana di lavoro, adesso non me ne intendo. Però, una volta che ci esci, la prossima rimpatriata, dove vuoi che sia? La fanno al vegano? Quindi sono scelte che tu devi prendere, ma perché le devi prendere? Non per discriminare e dire fate schifo, non è che devi dire fate schifo voi. No, tu devi farlo per te, perché tu sai che dire quel no in quel momento chiarificherà a te l'importanza del tuo obiettivo. Cioè, voi non dovete pensare agli altri che se la prendono, non dovete pensare che gli altri se la prendono, tu devi sapere il perché hai preso quella scelta. Nel momento in cui tu dici perché l'ho fatto, perché io voglio tornare in forma, voglio tornare a piacermi, voglio tornare ad amarmi, voglio tornare a mettermi quei vestiti, a uscire, a essere felice, a trovare l'amore della mia vita, tutti gli obiettivi che poi ne conseguono, ok? Non puoi mettere in ballo tutto quello che per te ti rende felice per un'uscita che poi guardandola bene, cioè, non ti dà quello che tu vorresti. Quindi noi dobbiamo capire che le scelte che noi prendiamo da quando noi finiamo di fare ordine e quindi usciamo nella vita di tutti i giorni, dobbiamo essere decise e decisive. Ma come quando poi vai a comprare, eh? Lo shopping consapevole, cioè non è che tu ti fai indottrinare lì dalla commessa, ti fa comprare mezzo negozio perché tu ora c'è lo spazio lì e dici vabbè dai non compro da 2 mesi, 3 mesi, ora compro tutto. No, non è così. Non è così. Tu devi dire no, ma non per dire, cioè mi fai schifo, non è per quello, eh. Tu devi dire no per chiarire a te stessa, ok, che tu hai degli obiettivi da perseguire, altrimenti ci vuole un attimo che dimentichi tutto, perché quando tu inizi a prendere scelte sbagliate, tu ritorni ad apprendere le cattive abitudini che avevi all'inizio. Quindi in realtà, dopo che tu fai ordine, ok, devi impegnarti, ok, ad ascoltare te stesso. Essere coerente con chi sei, con quello che pensi. E per poterlo fare è necessario fare ordine. E qui il mio percorso Scelgo Me rappresenta veramente la vostra possibilità di fare ordine in modo duraturo, ma soprattutto di riscoprirvi, di prendere quelle scelte in modo tranquillo, di riuscire a capire quali sono le scelte per voi e quali no. Riuscire a riconoscervi, a sapere. E a vivere con leggerezza proprio quello che voi fate, dare il giusto valore a tutto. Il percorso Scelgo Me è quello che trovate in descrizione per chi è arrivato adesso in diretta. Ok? Ah, vedi? Ah, senza farlo apposta, Sirenis. Ho letto ora il tuo commento. Adesso leggo un po'.
Io da ieri ho ripreso anche l'attività fisica. Più vado avanti, più mi sento bene. Questo percorso è strepitoso, ti sembra di rinascere. Sirene, se nel percorso scelgo me. Sono felice, non sapevo di questa novità. Marina, possibilità di rimettersi in carreggiata. Anche Marina nel percorso. Ciao Tiziana, vedo che... Vediamo da qua. Ciao, ciao, ciao. Ah, vedi? Ho dato anche un'idea a Giovanna. Incredibile. Poi, quindi secondo te bisogna scegliere, non si possono seguire più di una cosa? Dipende da quello che, se ad esempio, se sono correlate, ok? Cioè che una porta all'altro, sì, assolutamente. Poi dipende in che ambito siamo qua, eh? Cioè se la scelta è proprio completamente separata, ok? Quindi è proprio bianco-nero e la scelta è da prendere, ma nel senso che anche quando tu pensi di non scegliere, hai scelto. Cioè, anche quando tu dici aspetto, hai scelto di aspettare, quindi hai scelto di rimandare, questo vuol dire, no? Quindi nel momento in cui noi agiamo in questo modo, in realtà, forse è quello che adesso mi manda in confusione, troppe cose. Ecco, troppe cose vuol dire tanti stimoli. Le persone che riescono in quello che fanno, parliamo ad esempio dal punto di vista universitario, che è molto semplice, chi riesce nei tempi sono persone che hanno ben chiari gli obiettivi e dicono in quella tempistica voglio farcela perché hanno degli obiettivi che vanno anche dopo. Quindi hanno proprio le idee chiare, non li ferma, sono dei treni, sono treni, studiano punto, poi c'è il resto. E quando si hanno troppi stimoli, è la, diciamo che è un po' il rischio di perdersi, più che altro è perdere tempo, cioè. L'idea è proprio quella, che se tu hai un obiettivo da raggiungere, pensare che se tu capisci che potrebbe essere una perdita di tempo, vuol dire rallentare il raggiungimento, no, dei tuoi risultati. Quindi dipende sempre questa cosa qua. Poi, quando sei in un momento di Deborah, adesso chiariscimi anche tu se per capire un po' la situazione. Quando noi abbiamo troppe cose, ok? Vuol dire proprio quello che ho detto, tipo che quando hai troppe cose sono troppi stimoli. Che non sono però quelli proprio che combaciano con te, non sono quelli adeguati a te. Quindi dobbiamo fare dobbiamo capire che in realtà bisogna andare a fare una selezione per riuscire a tenere vicino a noi ciò che è realmente importante per noi, perché dobbiamo partire, diciamo un po' come un resettare tutto e ripartire, no, da una base solida, così da poter crescere. Ci sta che poi tu nel tempo cambierai anche i tuoi interessi, le tue passioni, cambierai, va bene. Magari poi qualcosa che tu hai eliminato i tempi ritornerà dopo, ma va bene, però ai tempi non avevi tempo per poterla sviluppare, adesso sì, perché? Perché hai raggiunto altri obiettivi, sei riuscita a districarti in varie maniere, cioè dipende, anch'io quando ho fatto ordine avevo eliminato determinate cose, anche esperienze così nella mia vita, e poi sono ritornate, cioè nel senso, perché era il momento giusto quando poi l'ho fatte, ai tempi non era il momento giusto. Per fortuna sono 4 anni, se penso a quanti anni ho speso, io nel faticare a scegliere. E no, infatti Evelyn, ma... Esatto, cioè Evelyn, capisco quello che tu provi, perché alla fine io in realtà ho fatto 4 anni in cui ho lavorato su di me, e quindi dai 19 ai 23, ma tutti gli anni prima no. Quindi in realtà... Io, vabbè, 19 anni non completamente sbagliati assolutamente, perché però arrivare a 19 anni che non sai cosa fare nella tua vita, secondo me non è che hai fatto grandi scelte giuste, sinceramente. E secondo me se nessun ragazzo di 20 anni dovrebbe arrivare a pensare che non sa che cosa fare nella propria vita, com'è assurdo. Ed è per questo che poi si continua col dubbio fino ai 40 e 50, perché già a 20 avevi dei grandi dubbi sul tuo futuro. E quindi sono dubbi che magari poi svaniscono, eh? Svaniscono per un po' di anni, però poi ritornano se non hai dato le risposte. Ritorna tutto, eh? Ritorna tutto. È come quando le coppie di fidanzati litigano tutti i giorni in casa e dicono andiamo in vacanza per una settimana in estate, fate finta che andiamo in estate. Litigano per un anno intero, poi in estate dicono andiamoci a fare la vacanza. Nella vacanza finalmente no, stanno meglio, sono sereni, sono fuori dall'ambiente della routine, così. E poi tornano a casa e cosa è cambiato? Niente, perché quando tornano a casa i problemi sono lì che li aspettano, quindi tornano a litigare e rifanno un altro anno. Però poi fanno quella settimana che un po' sistema le cose e poi rifanno un altro anno.
Perché al posto di andare a farsi la vacanza, potevamo fare una settimana, ok, a fare chiarezza e a dirsi le cose che realmente pensano ed andare a eliminare quella polvere sotto il tappeto e avrebbero, ok, risolto già da prima i problemi. Perché il problema è questo, che poi quando tu non risolvi i problemi, oltre alla polvere sotto il tappeto che diventa un Everest pazzesco, è proprio quella cosa che a un certo punto arrivi proprio a vivere una... arrivi al culmine. E quindi c'è quell'implosione interna che coincide poi con un'esplosione esterna che praticamente rovini tutti i rapporti, cioè rovini tutto. Cioè, sei pronto a mandare a quel paese tutti, cioè tutto. E in realtà capisci che è preso da rabbia, da ira e sicuramente non può essere una scelta corretta perché già che la prendi, che sei arrabbiata e sei irata, già è una scelta che poi ti porterà dopo alle conseguenze, a provare quella rabbia, quell'ira, che l'ira. Quindi quando tu prendi una scelta, deve essere una scelta presa con serenità, con felicità, con gratitudine, perché poi, dopo, proverai quella stessa emozione dopo. Se tu invece prendi la scelta che sei incazzata nera, quando poi ci ripensi alla scelta, sei ancora incazzata, perché l'hai presa così. Quindi diciamo che questo è importante. La svolta molte volte è quando tocchi il fondo. Ecco, ora sto leggendo anche i tuoi messaggi, Deborah, piano piano. Gran bel concetto il contrasto tra andare a caso e andare di pancia. Ciao Francesca. Sì, no, è vero Elena, il caso non esiste assolutamente, perché, cioè, in realtà, in effetti, cioè, il caso non esiste perché non esiste. L'idea è che noi siamo responsabili effettivamente della nostra vita, di quello che facciamo, è solo che poi la nostra vita non è solo noi, ma combacia con tantissimi altri eventi che ci influenzano, che sono le vite delle altre persone. Quindi poi noi siamo appunto il risultato di tutti gli incontri, di tutte le influenze, anche minime, che abbiamo avuto, solo che noi non sappiamo, no? Uno dice caso perché non sai come ci siamo incontrati, non sai come tu hai dato qualcosa a me, io a te, e ora sono una persona differente. Quindi è vero. Ok, vediamo se c'è. Ok, ora leggo. Per oggi, poi oggi, riordinando vista la diretta Ladri di Tempo 2.0, semplicemente fantastico. Cioè, grande Sireni. Salve Debora. Io faccio lavoro da dipendente, ma vorrei fare stabilmente networker e inoltre collaboro con una leadership school. Mi piacciono tutte e due, non vorrei scegliere. Ora ho capito. Brava Debora. Allora, quello che devi fare è, in questo caso, è nel tuo percorso di riordino, quindi è un obiettivo riuscire a capire quale. Ok? Cioè, tu hai tre cose in ballo, quindi, perché sei collabori stabilmente e fai. Quindi l'idea è che tu dovresti riuscire a far combaciare tre cose, più la famiglia, più magari altri aspetti. E la salute, adesso quello che è. Allora, in realtà, quello che devi fare è capire quali fra i tre ha per te, diciamo, priorità. Nel senso, qual è fra i tre quello che proprio tu dici, una giornata senza, una giornata che non è da Deborah. Non è da Deborah una giornata così. E quindi tu devi capire cos'è che tra questi tre proprio chiama il tuo nome, ecco. C'è anche un film, mi sembra, no? Cos'è, quale tra questi tre aspetti chiama il tuo nome? Proprio questo devi pensare, no? Io mi ricordo proprio che quando c'era riordino con Mari, chiamava Alba, non c'era niente da fare, mi chiamava ogni giorno, quindi io sapevo che era quello. Ok, però io faccio solo una cosa, perché? Perché Deborah è importante focalizzarsi su una e tre cose insieme è un po' complesso? Perché in realtà, come sai, così come nel percorso riordino in cui sei adesso, in cui sei dentro, scelgo me, tu fai una cosa alla volta, ok? Fai una cosa alla volta, la inizi e la termini. Fare tre cose insieme, ok, vuol dire essere approssimativi. Non è possibile riuscire a dare il 100% in ogni attività, è proprio impossibile. Quindi l'idea è cercare di scegliere quella che ti chiama il tuo nome. Una volta che tu l'hai capita, quella vuol dire che dedicherai, ok, più tempo, più energie e così via. È molto probabile che poi, facendo quell'attività, che potrebbe essere appunto networker,
tu riesca magari poi a liberare del tempo, perché nel momento in cui fai questo tipo di lavori, potrebbe essere che magari automatizzi qualcosa e riesci a liberarti del tempo. Nel momento in cui tu liberi del tempo, devi avere già pronto un altro obiettivo, che potrebbe essere appunto collaborazione, la collaborazione che hai. Nel momento in cui tu hai anche questa collaborazione, è possibile che questa collaborazione, ok, ti porti più energia magari, più felicità o meno, ma tu devi a quel punto capire se c'è. Perché tu in realtà vorresti. È fatta perché il lavoro da dipendente l'abbiamo mollato. Quindi, il lavoro da dipendente l'abbiamo mollato. Quindi, la tua. Ecco, ora c'ho il quadro. Cioè, la tua strategia sarebbe: una volta che tu hai fatto ordine, quindi non dedichi più tempo per la casa e perdi tempo per la casa, insomma, e hai guadagnato tempo, energia, serenità e spazio, quello che devi fare è capire appunto qual è la tua attività che ti chiama il tuo nome. Una volta che l'hai capita, dedicare il tuo tempo, la tua energia, spazio in casa e questo a questa attività. Una volta che è florida, quindi hai raggiunto l'obiettivo, ricordati, le priorità cambiano solo quando sono raggiunte. A priorità raggiunta, finalmente ti sei liberata del tempo, ok? Hai nuovo tempo libero e spazio e tutto, e ti dedicherai ad una nuova, alla tua collaborazione, a quello che vorresti fare, insomma. E fare la tua seconda cosa. Perché? Perché nel momento in cui tu ti dedichi a una cosa e la fai bene dall'inizio alla fine, sai che non hai sbagliato niente. Esatto. Eh no, ho capito, capito. Infatti, esatto. Cioè, l'idea è quella che ora in questo momento devi fare due cose tu in contemporanea. Quindi, mentre tu lavori, ok? E iniziare quindi nel tempo libero, ok? E iniziare già a strutturare, ok, i passi che ti serviranno per riuscire invece a fare il cambio di lavoro, come ho fatto io ai tempi, ovviamente. Quindi vuol dire che devi fare un progetto. Come fare questo progetto? Appena finisci a fare ordine, praticamente devi seguire lo stesso itinerario che hai seguito nel percorso Scelgo Me, dalla mentalità al mezzo, uguale, identico, e strutturerai il tuo progetto. Come dico sempre, fare ordine, ok? Chi riesce a seguire un progetto di riordino dall'inizio alla fine può iniziare un proprio progetto e riuscire a seguire dall'inizio alla fine, perché ha tutte le capacità, la mentalità giusta e c'è già riuscita, quindi avendo già avuto un risultato sa che ce la può fare, quindi ha fiducia in sé. Nel momento in cui hai questo, ok, puoi. Esatto, ma questo qua lo alleni con il percorso di riordino, infatti, la disciplina, l'alleni col percorso di riordino perché sai che riordini, fai quello, priorità, non cambi e queste cose qua, cioè no, ti dici questo e deve essere così, no, disciplina. Quindi tu devi imparare a dire no. Disciplina vuol dire sai cosa devi dire sì e sai cosa devi dire no. Iniziare col riordine è molto importante. E poi imparerai a essere costante per forza perché se arriverai alla fine del percorso, per forza sei stata costante. Non hai più rimandato, non sei più stata inconcludente, non sei più stata pigra, perché sennò è impossibile arrivare alla fine del percorso. Quindi il tuo lavoro è proprio questo. Nel momento in cui tu stai facendo ordine, quindi tu devi fare ordine sull'obiettivo che tu hai in mente, quindi fare spazio perché poi tu sarai networker, quindi dovrai avere il tuo spazio per il tuo computer, quello che ti serve. Immaginare proprio la tua casa, il tuo ambiente sulla base della persona che vuoi essere, per gli obiettivi che hai, in modo che appunto la tua casa ti agevoli a raggiungerli. Questo è un po' il lavoro che dovresti fare. Quindi nel momento in cui tu fai ordine, devi vederlo in questa ottica e piano piano, ok? Riuscirai facendo ordine a liberarti di tutto quello che non ti serve, innanzitutto, e a prendere in mano la tua vita e prendere poi quelle scelte che appunto rimani nella vita. Perché l'idea è questa, che in realtà noi la scelta più importante che poi dovremo prendere appena finito di fare ordine sono le scelte che abbiamo rimandato da tanto, sono quelle scelte coraggiose, le chiamo così, che sono i sogni accumulati nel cassetto. E una volta che tu prendi quelle scelte che pensavi fosse impossibile prendere, ma ti alleggerisci così tanto, solo per il fatto che hai fatto, hai agito e non hai più lasciato lì in sospeso, che qualunque siano le conseguenze, sarai felice. Sarai felice perché hai fatto quello che volevi, quindi le conseguenze non possono essere più disastrose di non averci mai provato, ecco. Quindi, e poi quando siete sia se stessi, qualunque sia la conseguenza, è una conseguenza che accettiamo perché non vediamo che non è, non la vediamo sbagliata. E pensiamo, certo, l'ho fatta così, quindi le conseguenze sono sempre adatte a me, no? Idonee a me. Quindi non facciamoci, Cosa che insomma. accettiamo perché non. Ops, ok, se avete delle domande, fatemele pure.
Ok? Se avete delle domande, fatemi pure delle domande nel frattempo. Poi, come sempre, se volete quindi vedere il retroscena Scelgo Me, li trovate su Instagram, Alba in Riordino, Storia in Evidenza, vedete un centinaio di storie, ok, che è il massimo che potete essere tenuto dentro. Vedete un centinaio di storie e vedete un po' il retroscena Scelgo Me. Poi potete accedere al percorso Scelgo Me qui in descrizione. Se avete delle domande che non volete farmi qua in diretta, potete farmi su Alba in Riordino in Messenger, ok? Oppure su Instagram, trovate l'accesso al percorso su Instagram, sul profilo, sia qui nella diretta. Mi raccomando, i posti sono limitati, nel senso che l'offerta non è a tempo, ma a posti. Quindi io ho predisposto un tot di posti, abbiamo già superato ampiamente, ok, la metà. Quindi praticamente una volta che i posti termineranno, non ci sarà più l'offerta, ma il prezzo automaticamente, ok, raddoppierà. E quindi se avete domande ponetemele, non usciamo da questa diretta con dubbi perlomeno, parliamo di dubbi apoletici, di dubbi amletici, ecco, non usciamo dalla diretta con dubbi, ok? Cerchiamo di toglierci i sassolini dalle scarpe e tutti i dubbi possibili. Se la diretta vi è piaciuta potete condividerla, ok? Non lo dico mai, se volete, potete condividere, potete fare quello che volete per averla sulla vostra pagina, insomma, se volete poi riguardarla e così via. Perché comunque con l'idea che facciamo ogni giorno una diretta, se siamo alla 61esima oggi, praticamente per andare a recuperare quelle prima poi bisogna andare un po' indietro. Quindi immaginate, poi non le recupererete più perché poi dovrò anche iniziare a mettere su YouTube per cercare di creare una galleria, perché qua poi a un certo punto non si vedranno più le dirette perché a un certo punto Facebook non ti fa più andare avanti. E quindi se avete delle domande fatemele, domande sul percorso Scelgo Me, domande sul reward, domande su questa tematica, su dubbi che avete, su situazioni così, che è comunque bello un po' di interazione così tra me e voi. E anche un salutino, mi fa piacere quando vi palesate, a me fa sempre piacere, fa sempre piacere conoscervi e mandarvi un bel salutino. E niente, diciamo che questa diretta è proprio nata con l'idea di un po' per quello che appunto è successo oggi con questa ragazza e un po' perché appunto come vi ho fatto capire i dubbi, ok, nascono anche a me, ma io li affronto subito, ma non li lascio in sospeso mai. Mai, ed è per questo che, e giustamente, apriamo una parentesi, ve lo dice una ansiosa da far paura, cioè nel senso, io veramente, ma fino ai 20, ma fino a un anno, ma fino a boh, 10 mesi fa, un anno fa, ero una iperansiosa che andava in panico con così poco. Adesso veramente, negli ultimi mesi è stato un cambiamento, una gestione delle mie emozioni, una gestione proprio di me. Incredibile, no? Diremmo. Chi mi conosce proprio dice incredibile. È un po' incredibile, nel senso che nessuno avrebbe mai detto, però una volta che tu ti poni, ti togli dubbi e pensieri, non può nascere più l'ansia, la paura, il timore che potrebbe andare storto. E anche la, diciamo, ad esempio, anche quanto significato che ho dato oggi a questa ragazza che mi ha detto quello che mi ha detto, che è uscita un po' per la sua strada. È stato quello di dire proprio questo, come vi dico sempre, no? Come quando quelli là che mi giudicano, io dico sempre: ecco, io non voglio essere come te, come i ladri di tempo, ecco, tu sei un ladro di tempo, ciao! L'idea è quando ci sono queste persone, no? Non escono un po' dalla tua vita un po' così perché hanno, boh, i loro dubbi. È proprio iniziare a dare valore alle persone che invece questi dubbi non li hanno mai avuti nei tuoi confronti. Cioè io sono una persona che in realtà ha avuto tante amiche e adesso, beh, purtroppo molte non le ho più coltivate, quelle più belle non erano neanche qua vicino a me, sinceramente, sono tutte in campagna, ce l'avevo. Però dall'altra parte, ok, in effetti, esempio, con quelle ragazze mi trovo sempre benissimo, pochissime, Claudia così, erano poche, però ad esempio non è che mi hanno mai detto che fossi sbagliata o così, ecco, quindi uno dà valore col senno di poi anche a quelle persone che invece no, te l'hanno dato sempre. Quindi è sempre bello un po' ragionare su questi aspetti e andare a dare valore a chi e a ciò che realmente se lo merita.
Ecco, e qui ad esempio chi è la pensatrice in realtà gioca a tuo vantaggio perché ti fa piacere pensare e porti la domanda al perché, perché ti piace pensarci su e trovare la risposta. Quindi ad esempio per chi è una pensatrice questo piace, cioè per quanto mi riguarda io sono una che ad esempio trova le risposte, eh. Cioè, eppure io per 11 anni a scuola non ho mai alzato la mano e chiedi, credetemi che io avevo 10.000 dubbi, ogni volta io finivo le lezioni a scuola, che arrivavo a casa e dicevo, mamma, ma cosa vuol dire questo, mamma, ma cos'è? Io non sapevo mai, io uscivo, che era un dubbio omletico unico, ogni volta perché avevo paura di chiedere alle mie maestre, ai professori, che avevo capito una roba, e solo che il punto è, non ne capisci una? Tutta la lezione praticamente tu stai prendendo appunti a caso. A caso prendi appunti. Quindi praticamente perdevo, cioè, ma non ha senso veramente. Senso di senso tipo, infatti poi all'università alzavo la mano, però ormai ero già nel periodo di riordino e quindi alzavo la mano a prescindere perché dovevo alzare la mano, dovevo imparare a dire no, i sì e no, dovevo differenziarmi, no? Dovevo farlo. Più perché mi ero promessa che non sarei più stata muta, tutto qua. E quindi, questo è per dirvi, scusate, questo è per dirvi, sì, esatto, più che, guarda, Elena, più che positivo, io direi produttivo. Produttivo per noi, perché non deve essere positivo in generale, ma produttivo per noi, quindi vuol dire che ha un significato nostro che nessuno può capire. Ma lo capiamo noi, finché lo capiamo noi, va bene. Finché lo capiamo noi, va bene, cioè va tutto perfetto. Ok, quindi in realtà sì, sono comunque esatto d'accordo. Ed è un lavoro che bisogna fare. Bisogna farlo il prima possibile, così come fare Wordy bisognerebbe farlo entro i 25 anni. Però, insomma, Marie Kondo è arrivata quando ormai il genere umano che aveva bisogno di lei era ormai tra i 40 e i 50. E quindi diciamo che l'idea è capire, è prenderla su questo lato e dire chi se ne frega dei 25 anni, io arrivo ora per me è il mio momento e adesso lo faccio, punto, non rimando. Quindi, boh, abbiamo avuto un accesso a Scelgo.me, è possibile che qualcuno abbia fatto accesso ora? Vedo un accesso, però non so adesso cosa. Quindi diciamo che vedetela proprio così. Quindi dovete proprio dire basta, cioè nel vostro, qua nella mente, come ieri dovrebbe esserci scritto un grande basta, una targhetta grande proprio così, con scritto basta, ok? L'idea è questa con cui dovreste agire. Sì, nel senso. Sì, nel senso, cioè, più che se trovassi un secondo, diciamo che nella vostra mente, ok, in questo momento ci dovrebbe essere una targhetta così, che voi leggerete al contrario, ok? Quella che adesso proverò a scrivere giusta, ma non so se sarà. Ora è giusta. Oh, ce l'ho fatta a scrivere al contrario, ho imparato una nuova cosa, vedete? Ok, questa. Ok. Se voi sentite questo, vuol dire che volete smettere di avere 10 miliardi di dubbi, 10.000 pensieri inutili, che volete veramente, ok, agire, agire. Ok? Nel momento in cui c'è questo, ok? Avete la motivazione per cui iniziare il percorso Scelgo Me vi porterà a finirlo il prima possibile, perché questo vuole sparire dalla vostra mente e vorrebbe invece la vostra mente iniziare a riempirsi di pensieri migliori, produttivi, che vi fanno star bene, di riuscire finalmente a dedicare quel tempo e quell'energia che dedicate a determinati pensieri per qualcosa per voi importante, che vi faccia battere il cuore, che vi faccia sentire vivi. Noi dobbiamo vivere ogni giorno veramente come noi vorremmo, cioè Deborah deve vivere la giornata da Deborah, Marina deve vivere la giornata da Marina, Vanna deve vivere la giornata da Vanna, Alba la vive da Valba.
Da Alba, ok? Non possiamo vivere la vita di qualcun altro come la vivrebbe qualcun altro. Dobbiamo dare la nostra impronta alla nostra vita, perché è l'unica maniera per riuscire, ecco, è diventare protagonisti della nostra vita, ma è questo che ci porterà poi a prendere le scelte consapevolmente, scelte che veramente di cui siamo non convinti di più. Non è che siamo decisi, siamo proprio decisivi, drastici, cioè nessuno ci può dire quello che dobbiamo fare. Ed è importante che il giudizio degli altri non ci influenzi mai. E qua vi rimando alla diretta dei blocchi, quindi limiti esterni, limiti interni. Noi abbiamo tanti limiti interni, ok? Che sono proprio tutti i dubbi, il panico, ma ce la farò, ma chissà, ma perché, ma è per me, ma è per là, ma va fa. E poi ci sono i limiti esterni, e quindi abbiamo tutti i pregiudizi degli altri, quello che pensano, quello che vorrebbero, quello che dovremmo fare, quello che pensano che dovremmo fare perché se no, e poi c'è anche se no, che se non lo fai cosa succede? Nel momento in cui ti sei stufato, ok? Nel momento in cui ti sei stufato, ok? Vuol dire che tu finalmente vuoi tornare a respirare a pieni polmoni, vuoi prendere in mano la tua vita, vuoi essere protagonista, vuoi fare quello che ami. Io quello che veramente ho capito a 19 anni perché è quello che poi mi ha portato a vivere la mia vita in questo modo. Quindi, dopo una perdita importante, quando ho perso un punto fermo, due punti fermi, non mi ricordo, forse erano tre punti fermi, vabbè. Comunque, dei punti fermi, due sicuri, il terzo adesso me lo devo ricordare. E quei punti fermi che erano fondamentali, quindi ho perso le mie coordinate, non solo le coordinate bancarie, come sta qua? Perdi quello, perdi tutto. Non c'avevo neanche le coordinate bancarie, avevo neanche il conto in banca, c'avevo. Perso le coordinate. Ok, no, i punti cardinali, coordinate, i punti cardinali, la stella polare, no? I nostri riferimenti persi completamente. Nel momento in cui ho perso i riferimenti, quello però che ho capito è stato, cioè subito ho fatto insegnamento e da lì è partito tutto il flusso, è stato proprio capire che io piuttosto che vivere una vita lunga, avrei preferito vivere una vita più breve, ma piena, ma ricca, ma proprio d'alba, come l'avrei voluta vivere. Perché? Perché l'esperienza che avevo appena, perché era stata appena, che avevo, cui era stato appena a contatto, era quella di una persona che aveva vissuto tantissimi anni della sua vita, ma diciamo che la vera felicità l'aveva proprio rincontrata proprio alla fine. Ok? E quindi che ha bisogno di più tempo, no? Uno dice, si meritava più tempo. Ecco, non vorrei dirlo a me stessa, quello che io ho pensato, ho detto proprio non vorrei viverlo su di me, questa cosa, e quindi ho iniziato proprio a prendere la mia vita proprio, ma non era un turbo di più, non era un turbo di più, ok? Cioè io non dormivo neanche, per farvi capire. Scusate, ho il telefono quasi scarico, ok. Io non dormivo neanche la notte, per farvi capire, perché io sentivo questa cosa che dovevo vivere per me, per lui, per gli altri, perché non c'erano più, dovevo vivere per tutti, dovevo vivere, no? Infatti anche quello che faccio oggi, sinceramente, è farlo anche per, non solo per me, ma anche per altre persone che hanno creduto in me, che non sono più nella mia vita. E quindi io faccio, cioè, faccio per tanti motivi tutto quello che faccio. Quindi è farvi capire che io in quel momento ho detto basta, cioè non posso continuare così, ma non posso. E quando tu dici questo, quando capisci che non puoi più andare avanti e questo rimbomba nella tua testa, tu non puoi far altro che dire, mo vado, cioè, mo vado, dritta come un treno, ma chi se ne frega, cioè, il peggio che può succedermi, l'ho già visto, e così, no. Quindi non posso far altro che vivere la mia vita come voglio io, almeno so felice, almeno so soddisfatta, per così poco, ma almeno un minimo, perché in quel momento effettivamente, cioè, mi trovavo a dire, no, ho preso coscienza in quel momento a 19 anni che è vero che quando si è giovani e c'è tempo. Ecco, però io ho pensato che in realtà anche quel tempo a 20 anni avesse tanto valore quanto quello successivo, perché poi è così. E qui ho detto, già da adesso do il valore che voglio, non è che rimando e faccio boh a caso. E quindi già da subito a 20 anni ho fatto quello che volevo, insomma. E non è stato facile, non è stato facile assolutamente. Vediamo un attimo qua, spero che il telefono non mi si scarichi. A proposito del problema che hai avuto, io ho un'amica che non mi dà la possibilità di dare la mia spiegazione. La cosa non mi va giù. Problema, problema. Ah, sì, ok, grande. Allora, Marina, l'idea è dire, in questo caso, visto che tu mi hai detto che non ti va giù e non ti dà la possibilità di dare la tua spiegazione, è proprio capire se non ti vuole ascoltare, questo è il senso, che tu invece sei in cerca di relazioni che ti ascoltino, che ascoltino anche il tuo parere. E nel momento in cui questa cosa non c'è, tu non hai un punto di incontro, quindi per te è un valore importante l'ascolto. Tornando ai valori di ieri,
E il valore per te in questo momento è che l'ascolto, quindi tu vuoi dall'altra parte ascolto perché tu sei una persona che ascolta. E nel momento in cui non c'è questo valore, ti trovi che non c'è un punto di incontro e non è risolvibile perché questo valore non appartiene alla persona, tu non puoi cambiare la sua scala di valori. O è disposta a cambiarli e a mettere l'ascolto al primo posto quando è con te, altrimenti se lei ha una scala di valori differente dalla tua, perché può essere che anche tu sia cambiata in questo periodo, allora semplicemente è un rapporto che magari deve prendere una piega differente, magari, e tu devi assolutamente lasciare andare questa cosa, non con rabbia o così, ma vedere quello che lei ti sta dicendo. Cioè, ad esempio, tu capisci che, per esempio, per te l'ascolto è importante, che tu lo ricerchi nelle persone, quindi hai imparato qualcosa da questa persona, per dire, no? Questa magari incomprensione ti ha fatto capire in realtà qualcosa per te importante che ci deve essere perché ti fa star bene. Se c'è l'ascolto dall'altra parte è una cosa che ti fa star bene. E quindi capisci che per te è fondamentale e se non c'è ti crea appunto malessere. Quindi in realtà nel momento in cui tu capisci che tu stai bene così, Marina, mi raccomando, e dall'altro lato vedi qualcosa di nuovo, qualcosa che non va, puoi parlarne. Se non c'è un punto di incontro, non c'è ascolto, va bene, nel senso. Non continuare, perché ricordati il tempo. Dedica tempo a chi è veramente importante per te e quando succedono questi aspetti tra amiche, ok? Che è successa questa cosa anche con me comunque oggi, io non ho dedicato molto tempo, nel momento in cui ho visto che non c'era possibilità di dare spiegazione, ho semplicemente ringraziato ho proprio scritto così, grazie per i momenti condivisi, sono stati bellissimi, punto, cioè a presto, e nel senso non è che c'era molto da dire, ma perché stavo dando valore poi a una cosa che non mi sta facendo bene, quindi anche io ad esempio, piccola parentesi, quando dedico del tempo a qualcosa o a qualcuno è perché è importante, ma anche l'emozione che sto vivendo è l'emozione che sto dando importanza, quindi se è un'emozione bella, le do ancora di più, se è un'emozione negativa, in genere se subito, la riconosco subito. Do poco, non mi concentro perché sennò poi tu vai a rafforzare questo aspetto e te la ricordi ancora di più. Io faccio riordino ogni giorno. Basta! Devo dire basta. Marina, devi. Se dipende da quello che senti, ecco. Devi capire cosa senti tu e riconoscere qualcosa. Se tu che emozioni riconosci quando parli con questa persona e poi pensa anche a quello che ti dà. Magari non ti dà ascolto, però pensa a quello che ti dà, mettilo sulla bilancia e vedi quello che ti dà. Valutala per quello che ti dà, non per quello che non ti dà, come dico sempre. Quello che ti dà è abbastanza, ti rende felice quello che ti dà, puoi, diciamo, sopperire a qualche mancanza. Vedi te, nel momento in cui però la bilancia fa così, allora la risposta c'è. Se invece quello che ti dà è importante, oh mio Dio, ho solo il 10% di batteria, nel momento in cui, scusate. Nel momento in cui quello che ti dà, ok, è invece abbastanza per te, quindi ti fa star bene, allora vai avanti invece con questa amicizia. Il cuore mi ha spinto verso te. sono felice, Deborah. Ti adoro. L'anima sa già e te lo fa capire prima o poi, bisogna però essere in ascolto, è vero. Com'è che è? Nanna, nanna, nanna. Resta in ascolto che c'è un messaggio per te e dimmi se ci sei. Il tempo è prezioso, assolutamente. Infatti, Elena, ti invito a guardare Ladri di Tempo edizione 1 e Ladri di Tempo edizione 2. Le due live che ho fatto sul tempo, che sono bomba, ok? Anzi, ieri abbiamo detto che il tempo è un lusso. Parole di Giovanna. E io. Rimembro. Esatto, grande Elena. Ah! E allora Marina è un segno, ha scelto lei per te, quindi lei ha preso la sua scelta e tu Marina, tranquilla, tu lascia andare con gratitudine, mi raccomando, quindi pensa a quello che ti ha lasciato, più al bello che a quello che ti manca e vai avanti, non vederla così, anche a me è successo, ti ho detto oggi, l'altro lunedì, un altro, ma vuol dire che devi far spazio a qualcosa di grande, di bello che arriverà nella tua vita, si vede, come io la vedo anche così, no? Anzi, molto spesso è così. Ok, grande Elena. E la Cri. Ciao! Ciao, ce l'hai fatta, arrivare in diretta, grande, sono felice di vederti, ciao! Ciao Daniela, anche Daniela, wow! Bene, quindi
Abbiamo detto basta, abbiamo detto quindi che accedere quindi al percorso Scelgo Me vuol dire veramente dire basta, ma proprio basta. E poi è proprio ognuna ha una sua visione, cioè ognuna in realtà vive il percorso Scelgo Me con la propria sensazioni, emozioni, quello che è di cui è in cerca, no? Quindi in realtà è diverso per ognuna di loro. L'idea è che quando una persona vuole cambiare radicalmente, il percorso Scelgo Me è proprio un buon punto di inizio, perché ti dà la possibilità di ricominciare partendo dall'ambiente in cui vivi, ti dà la possibilità di ricominciare da te, dalle tue cose, dalla tua casa, quindi proprio dall'origine. Nel momento in cui tu vai proprio a partire dall'origine, ok? Stai praticamente resettando tutto e finalmente puoi ricominciare. E dico sempre che il percorso Scelgo Me è l'opportunità, no, per tutte le donne di mettere quel punto e ricominciare da capo secondo le proprie regole, mi raccomando, non quelle degli altri. Quindi, se avete le domande, fatemi domande. Nel frattempo vi ricordo che avete la possibilità di vedere retroscena Scelgo Me su Instagram, alber riordino, sto in evidenza, cioè proprio Scelgo Me. Poi avete l'accesso qui al percorso Scelgo Me, qua in descrizione sopra o sotto c'è il link, cliccate, vedete in cosa consiste, avete accesso diretto e la possibilità quindi di accedere con l'offerta a posti limitati, lo dico così almeno lo sapete. Poi lo trovate anche su Instagram e poi se avete domande specifiche che non volete fare qui in diretta, potete farmi su Messenger, su alber riordino. Ok, poi potete condividere la diretta, potete attivare la notifica per le dirette, potete attivare la notifica senza problemi, ok? E così che siete poi avvisate domani, i prossimi giorni, comunque sempre ore 21, tutti i giorni ore 21. Poi c'è una cosa che avevo letto che volevo rispondere. Però non mi ricordo dove avevo letto, comunque. Comunque sì. Sì, sul volere e potere forse, adesso non mi ricordo, vabbè. E niente, ok? Ciao Dani, come donne del riordino? Sì, Allora, sul Anna volere e Maria. potere forse, adesso non mi ricordo. Anna Maria, adesso rispondiamo a Anna Maria. Allora. Ok, non lo leggo qua, però lo leggo di qui. Perché è così difficile buttare le cose accumulate? Allora, ciao Anna Maria. È difficile buttare perché. Allora, già si parte da un concetto. Allora, bisogna partire da un altro presupposto. Allora, che prima di arrivare a buttare, bisogna partire dalla mentalità. Quindi, bisogna sviluppare una mentalità, ok, che ti aiuti ad approcciarti al momento della cernita. Nel modo più sereno possibile, nel modo più consapevole possibile. Poi è difficile buttare perché le cose non sono semplici cose, ma sono anche emozioni, esperienze di vita, sono ricordi, sono nel cassetto, sei tu. Ok, quindi diciamo che riuscire a buttare una parte di te, magari perché tu lo senti parte di te, non è facile. Quindi buttare questo è un po' così. Poi diciamo che qui bisogna distinguere appunto i vari valori che hanno le cose, perché le cose bisogna riconoscere che valore hanno, no? Io nel percorso insegno proprio questo, a scegliere. Insegno a scegliere, a riconoscere i valori che hanno le cose, a distinguere, no, le varie emozioni e ad affrontare determinate scelte in un momento piuttosto che in un altro, ad affrontare i blocchi emotivi, perché poi questo è il punto. E quando noi dobbiamo scegliere, facciamo fatica perché non sappiamo su che base scegliere, non sappiamo da che punto iniziare. Quindi nel momento in cui tu ti inizi a conoscere e poi hai un itinerario, perché quello che do io è un itinerario, do le istruzioni per affrontare ogni categoria, sottocategoria, i vari oggetti, sono un supporto, cioè c'è un supporto perché da soli è difficilissimo, assolutamente. L'idea è proprio questo. L'idea è quella di avere, okay, un supporto, una persona che ti supporti, che ti dica proprio quello che devi fare
E ti dica anche quello che non devi fare, perché è quello che faccio, perché so già quello che potrebbe, quello che potrebbero fare. E così ti fa praticamente, ti dà la possibilità di non commettere gli stessi errori, di non perdere tempo e di vivere il percorso quindi in modo lineare, sereno e molto veloce, anche. Quindi un po' questo. Non so se hai una domanda più specifica, magari. Se ce l'hai, fammela nel caso per approfondire la tua domanda. Se avete altre domande, fatemi. Siamo nella live dubbio amletico, quindi non possiamo uscire da questa live con i dubbi. Perciò risolviamoli. Iniziamo a fare le prime azioni per andare a eliminare i primi pensieri. Ok, basta. Basta. Pensa sia importante anche per le energie che hanno. Per le energie che hanno, non ho letto. Scusa, Elia, mi sono persa un pezzo. Non ho capito. Ok, comunque, diciamo che appunto. Non, già io pensare che io non dico neanche la parola buttare per farvi capire. Cioè, già. Adesso io non so, Anna Maria, se sei qui dall'inizio della diretta, però nel caso riguarda l'inizio anche questa diretta, oppure vai a vedere anche quelle vecchie, insomma. Però io non parlo mai di buttare, di tenere. Cioè, proprio sono due concetti diversi, ma proprio una questione di mentalità, eh. Cioè, dovete capire che il fare ordine è il mezzo, ok, grazie al quale sviluppare una mentalità, che è la mentalità di una persona ordinata, una mentalità vincente, una mentalità che ti fa vivere serenamente, leggero, in pace, con te stesso, consapevole, che hai le idee chiare, senza dubbi, senza, insomma, tranquillo, che cioè, vede la propria strada, riesce a gestire le proprie emozioni, riesce a dire no, riesce a mettersi al primo posto. Ma sono talmente tante che. Ok, veramente. E infatti è tutto quello che insegno. Però sai, una cosa è darlo in modo teorico e così come avviene qua sulla pagina. Ma il modo pratico in cui loro sviluppano tutto, è, diciamo, il punto di incontro. Perché. Ok, e allora diciamo che Anna Maria, io. Ok, perfetto, quindi l'idea è farti capire che. Ah, ok, non avevo capito. Ah, risposto forse a lei, ma io non vedevo. Le cose da sezionare penso abbiano energie diverse, positive o negative rispetto al sentito e ai ricordi che ci suscitano. Sì, diciamo anche proprio di intensità, più di magari più positivo o negativo, l'intensità, perché spesso sono alcune sono magari intensamente belle e non sai, ti prendono un po' di sprovvista, e altre sono intensamente brutte o negative, comunque sì, assolutamente. Un po' sì, per appunto magari chi la vede per una questione di energia e per l'emozione comunque che ti trasmettono assolutamente. E più che altro il problema è riuscire a riconoscere quale emozione ti sta andando. E spesso noi vediamo solo il negativo e magari c'è il positivo, e spesso vediamo solo il positivo e magari c'è il negativo. Quindi bisogna riuscire a fare un po' un'analisi corretta di quello che abbiamo. E questo aiuta poi anche fuori. Anche fuori ti aiuta. Vorrei un pupazzetto di Alba, dai spunti veramente utili. Bello conoscerti proprio al momento. Sa, bellissimo, sono troppo felice. Sono contenta. Bello, bello. E, quindi sì, diciamo che fare ordine è bello. Ok, quindi emozioni negative, in realtà io cerco di non farle vivere alle donne nel percorso. Cerco proprio di aiutarle a superarle nel momento giusto. Perché in realtà fare ordine è bello, è un percorso entusiasmante, è un percorso dove tu ti dai la possibilità di metterti in discussione, di fare qualcosa che non hai mai fatto, e fare ordine capita una volta nella vita, e siccome tutte le persone una volta nella vita devono fare ordine, perché è un'esperienza bellissima, un'esperienza unica, che ti fa proprio rinascere, perché tu ti riempi proprio di energie, cioè, di vita, di voglia di vivere, proprio trovi talmente tante ragioni per cui fare quello che ami. Che non puoi rimandare, non puoi rimandare, cioè solo perché poi, cioè sai che stai dicendo veramente, stai veramente rimandando te stessa, perché a quel punto sai che una volta che ti conosci, sai cosa devi fare, sai che cosa devi perseguire, quindi rimandare lo senti proprio, lo senti, pesa, pesa tanto, perché poi quando ti liberi, tutti i macigni, quando poi hai un pensiero, un dubbio, una cosa che non fai, pesa molto di più rispetto a prima, eh. Perché sei vuota, quindi va più in profondità e quindi tocca veramente le radici, le emozioni, no? Le radici che ti fanno battere il cuore, proprio chi sei. Quindi pesa ancora di più, un po' per come almeno io l'ho vissuta e la vivo, ecco qua.
È vero, non è molto semplice. Io forse da naturopata potrei provare con la kinesiologia. Qua abbiamo, ho donne nel percorso che... Ma sapete che donne... Tutte donne nel percorso? Cioè, ma siete... Ma non particolari, ma di più! Tutte avete delle passioni stranissime, innanzitutto, tra tutte artiste. Tutte artiste. E poi avete tutte ste robe strane, sti nomi che... Un'altra, ce n'è una nel percorso che mi ha parlato di sta roba di con la kinesiologia e anche lei che ha una sua attività, bla bla bla. E... È bello, bella sta roba, insomma, che avete varie sfaccettature. Ed è bello che dare voce a queste, ecco, riuscire a dare voce a questo proprio sarebbe... È il regalo che dovete farvi, veramente, perché ve lo meritate e non pensate mai che per fare una cosa dovete eliminarne 10, dovete semplicemente riuscire a capire cos'è importante per voi e non, vedrete che riuscirete a tenere tutto quello che vi serve e eliminerete quello che non vi serve, tutto qua. E, quindi abbiamo, sì, anche nel percorso abbiamo una che appunto fa sta roba qua che hai detto tu, Elena, ed è nel percorso scelgo me anche lei perché ha bisogno di, cioè, l'aiuta, il percorso di riordino. Cioè, lei l'ha visto come un mezzo per andare proprio ad aiutare a sviluppare, a trovare delle risposte anche nel suo lavoro. Questa qua. Allora, secolo di giovani hai capito tutto, mentre io ho perso la mia vita e energie, perché più cose si hanno e più tempo si spreca per ordinare e pulire casa. Brava, esatto, Anna Maria. L'idea è questa, anch'io, infatti, io ho finito il liceo a 19 anni, mi sono resa conto che praticamente, cioè, il mio voto praticamente scolastico era, equivaleva, okay, a quante ore praticamente avevo perso in quell'anno solo per cercare le mie cose. E quindi ovviamente, insomma, ma infatti sì, io noto che tutte le donne che sono nel percorso ovviamente abbiamo dei punti in comune, siamo molto simili, però in effetti è giusto così, perché se no mai seguiresti una persona che non trovi un punto in comune. Però esatto, Anna Maria, l'idea è anche questa, quando tu fai ordine vai completamente a cioè, ma dimezzare, ma vai proprio, cioè il tempo che lo usi per pulire è veramente quello per cui, cioè, è necessario farlo, no? Quindi l'idea è che quando noi facciamo ordine andiamo ad avere dei benefici che sono anche ad esempio... Oddio, adoro, adoro Marina. Ma è da fare perché secondo me quello è un altro aspetto dopo che si fa ordine. Secondo me è un percorso che una volta che si è fatto ordine si va a fare ancora più ordine dentro di sé. È una introspezione ancora più profonda. E aver fatto già ordine prima vai ancora di più in profondità. Bello, bello, non ho più dubbi. Grande. Ma va, vedi, perché Vanna ha finito il percorso, ora sta facendo la parte finale, quindi piegatura, organizzazione e sono felice che stai bene, Vanna, quando fai queste cose, sono tanto contenta, tanto tanto, non vedo di sentirti io quando poi facciamo la consulenza finale, vedo. Stavo dicendo anche come si chiama? Aspetta, ok, ad Anna Maria che, ad esempio, quando uno è disordinato e pulisce casa, cioè, diciamo che l'immagine, no, tipica è di immaginarsi, no, te che stai pulendo e ogni volta devi mettere l'aspirapolvere in pausa, prendere le robe che sono a terra, spostarle, continuare tra aspirapolvere e mocio e poi rimetterle a terra. Quindi perdi tanto tempo perché tu in realtà mentre pulisci stai riordinando e organizzando le tue cose. L'idea invece che almeno io come lo insegno è ordinare, riordinare, organizzare, pulire. Perché tu riordini in profondità, organizzi per bene in modo definitivo e poi pulisci in profondità. E quindi poi praticamente hai la casa che ti dura in quello stato per mesi, anni. Ok, se tu fai quello che devi fare, cioè la tua abitudine quotidiana è proprio mettere le cose a posto e poi quando le uso le metto a posto, è fatta. E la polvere è naturale, quindi si crea, ma non si accumula più come prima, no, assolutamente, cambia anche il modo proprio di respirare in casa, cambia tutto. Oh mamma, ok.
Sì, no, è vero. Ma aspetta, però aspetta, sai Elena che comunque fare ordine, cioè, non è proprio facilissimo, nel senso che, ad esempio, Marina ha una casa comunque grande da sola, sta facendo ordine in tutta la casa, adesso è alla fine, ok? E veramente medaglia d'oro per Marina perché da sola ha fatto una casa enorme con tantissime cose, quindi lei l'ha vissuto assolutamente un... Per più, cioè lei ha fatto riordino per più persone in realtà, quindi esatto, sembra invalicabile perché quando tiri fuori tutte le cose che hai, cioè, non, cioè tu già, per esempio, sono situazioni in cui veramente non si vede il pavimento, capito? Cioè, sono varie situazioni, c'è cioè chi è disordinato dentro agli armadi, chi però c'ha le robe che sono, invadono la casa e quindi esempio quando vedi il pavimento durante il gruppo Scelgo Me c'è cioè, ragazze, vedo il pavimento! Vai, mi sono i computer, è stupenda la gioia. Quando vedi loro con questa gioia negli occhi che dico: vedo il pavimento, apro la porta tutta, riesco a passarci, no, per la porta completamente. Cioè, già vedi che sono le piccole gioie, ma ti senti finalmente libera. Cioè, se tu in casa tu ti inizi a sentire libera così, è fatta. Quindi in realtà non è così semplice fare ordine perché è faticoso, peccato perché bisogna concentrarsi, una concentrazione mentale. Ok, quindi un'oretta di riordino, cioè in genere magari ci si può anche stancare subito, poi piano piano uno diventa ormai un abitudinario, così come si riesce a correre 10, 20, 30 km, si riesce a fare anche la maratona di riordino. Ok, una maratona. Ok, facciamo tua maratona al posto di Cammino di Santiago. E quindi niente, per il tuo caso, ad esempio, Anna Maria, se tu, non so, hai una famiglia e devi... Hai degli obiettivi e comunque spendi tanto tempo dietro la casa, fare ordine per te sarebbe la chiave vincente affinché tu possa impiegare il tuo tempo per te, per le persone che ami e impiegarlo come tu vuoi, quando vuoi, diciamo, imponi tu le tue regole, insomma, non è che devi vivere per la tua casa. L'idea è proprio questa, che un po' tra i vostri valori ci deve essere quell'esigenza di voler vivere la tua casa serenamente, non vivere per la tua casa, ma vivere la tua casa come tu vuoi, ecco. Quindi, se ad esempio tu, Anna Maria, senti questa esigenza così, e hai degli obiettivi, allora, il tuo caso, per esempio, il percorso Scelgo Me sarebbe proprio alla tua portata, assolutamente avresti una grande motivazione per, portarlo avanti e concluderlo. Quindi, ok, abbiamo fatto 2 ore di diretta, quindi in 2 ore di diretta abbiamo detto tantissime cose, per chi è arrivato alla fine riguardatevela. Poi andate a vedere le vecchie live, ok, che sono tantissime, siamo alla 61esima oggi. Poi se volete vedere il retroscena Scelgo Me, andate su Instagram, vedete la storia in evidenza, ve la vedete tutta, così avete qualche informazione in più. Se volete accedere al percorso lo trovate in descrizione qui nella live, oppure lo trovate su Instagram il link, potete accedere. L'offerta è limitata a posti limitati, oggi è stato un nuovo accesso, quindi vuol dire che i posti stanno diminuendo e una volta che i posti saranno limitati, scusate, saranno finiti, l'offerta scade ufficialmente e si salirà di prezzo, ok? Raddoppierà. Quindi cogliete questa opportunità e sfruttate questo momento per fare ordine fuori, ma dentro di voi, ok? Dentro di voi. Quindi è un bel lavoro, una bella introspezione, bisogna tanto desiderare proprio di mettersi in discussione, ok? Quindi condividete la live, attivate le notifiche per la diretta di domani, i prossimi giorni. Comunque ci vediamo domani, ore 21, qui sulla pagina Albert Riordino, sempre qui su Facebook. Quindi io vi saluto, vi auguro una splendida serata, ok? E soprattutto un buon riordino a tutto, a tutti, a tutte, e un salutone a tutte le leonesse, leonesse, sforzo leonesse, domani un'altra giornata di riordino, aggiornatemi, vedo i vostri post sulla pagina, sul gruppo Facebook segreto, Scelgo Me, siete fantastiche, ora siete partite pure con i video, i vostri video sono fantastici, siete tutte esilaranti, siete tutte pazzesche, vi mando un grande abbraccio, siete tutte fantastiche, vi voglio tantissimo bene e a domani, ciao ragazze, ciao a tutte, ciao leonesse, grazie per essere qui con me.